Buongiorno a tutti, benvenuti. Questa iniziativa che INPS ha voluto proporre nel dibattito italiano alla vigilia del Recovery Plan, il tema della valutazione riacquista un'importanza particolare proprio perché l'erogazione diciamo successiva delle diverse rate dei fondi europei pongono delle clausole che richiedono il monitoraggio e anche la valutazione degli effetti. INPS ha organizzato 2 giornate, la prima giornata si tiene oggi ed è sul tema dell'importanza della valutazione. Abbiamo invitato esperti del tema che parleranno, diciamo, nella sequenza che avete visto nel programma. E la seconda giornata sarà venerdì della settimana prossima, quando invece affronteremo più specificamente il tema dell'accesso ai dati. Non rubo altro tempo, do la parola alla dottoressa Lynn Pennisi, della Ragioneria Generale dello Stato, che diciamo, avrà dei compiti operativi di grande responsabilità esattamente sul tema della gestione di questi fondi. Aline, a te la parola. Sei mutata. Ok, grazie mille a tutti Daniele, grazie all'INPS per questa opportunità di poter, diciamo, avere un primo scambio su un tema così importante come quello della valutazione dei progetti del Recovery Fund. Dunque, io mi chiamo Aline Pennisi e lavoro per l'unità di missione Recovery che è stata appositamente istituita alla Ragioneria Generale dello Stato e sì, con compiti, diciamo, di varia natura, ancora oggi molto presi negli scambi con la Commissione europea sulla definizione e l'ultimazione, diciamo, dei dettagli tecnici operativi del piano. Allora, mi piace condividere con voi, diciamo, una serie di riflessioni che vengono dall'impianto molto innovativo, in fondo, che il Recovery Plan propone non soltanto all'Italia, ma all'intera Unione europea. Provo, ecco, a mettere la presentazione, grazie. Ok. Come sapete, questo è un piano, diciamo, di una certa ambizione, non soltanto per il quadro politico in cui diciamo, è nato all'interno dell'Unione e del contesto economico-sociale, che è quello della comunque crisi economica venuta, diciamo, a seguito dell'emergenza sanitaria del Covid, e dal dibattito pubblico sicuramente tutti sono molto informati del fatto che oltre ai 191,5 miliardi del piano, diciamo, risorse a cui è titolata l'Italia all'interno del meccanismo del Recovery and Resilience Facility, il governo ha aggiunto un altro, diciamo, fondo chiamato fondo complementare di altri 30 miliardi che viaggeranno insieme al piano. Quindi complessivamente stiamo parlando di investimenti su circa 5, non proprio 6 anni, meno appunto quasi 5 e mezzo anni di spesa, articolati in 6 missioni principali, 16 componenti tematiche che individuano filiere di policy omogenee e circa 250 misure. Molte di queste misure in realtà poi sono declinate in ulteriori submisure di cui è già prevista, diciamo, un'allocazione finanziaria specifica, perché portano, diciamo, anche, come dire, delle specificità progettuali diverse. Il piano ha anche 3 priorità trasversali, quelle legate all'impatto di riduzione sulle disuguaglianze di genere, su una inclusione, diciamo, dei giovani e sui divari territoriali, quest'ultimo essendo, diciamo, una delle grandi sfide comunque del paese e a cui si complementerà all'interno della strategia del PNRR. Del Piano Nazionale appunto di Resilienza e Ripresa e Resilienza italiano, anche diciamo la programmazione dei fondi strutturali del ciclo 2021-2027, che è al momento diciamo in fase di programmazione.
Il piano però non è soltanto un piano, diciamo, di risorse, di spese, è anche un piano di riforme, anzi le riforme sono un presupposto principale per tutto l'impianto del Recovery Fund e l'Italia sta prendendo impegni precisi nei confronti, diciamo, dei suoi cittadini e dell'Europa, in particolare con delle riforme nel campo della pubblica amministrazione, della giustizia, della competizione e anche con una serie di norme cosiddette abilitanti o di semplificazioni che incidono su tante, diciamo, come dire, piccole specificità di natura settoriale e anche procedurali per accompagnare e accelerare, diciamo, come dire, il buon esito della spesa prevista. Come tutti sanno, e questo è proprio, diciamo, nel dibattito pubblico molto presente, se riesco a, per quale motivo andare alla slide successiva, scusatemi, nel dibattito pubblico appunto è molto presente l'attenzione rivolta alla capacità attuativa. Cioè tutti si chiedono, saremo davvero in grado di spendere tutte queste risorse nei tempi previsti? Scusami Aline, non vediamo slide, vuoi che la carichi io? Forse sì, non so perché è saltata la condivisione allora. Va bene. Dunque, insomma, quello che diciamo mentre Daniele mi aiuta in questo arduo compito evidentemente di ricondividere le slide, non so se sei riuscito. Sono quello la che volevo slide, sottolineare. Sono alla seconda slide. Valutazione, sì, di fronte a piani. Opportunità avanti dell'impianto. Milestone, no, e target. Slide numero 3, ma non la vedo scorrere. E dottor Checchi, anche lei è rimasto sulla slide iniziale, sta condividendo solamente quello. Se c'è qualche problema nella... Adesso? Sì, perfetto, grazie. Comunque, se no facciamo anche senza slide, non è prioritario. Quello che, diciamo, mi sembra interessante sottolineare, soprattutto in questa, diciamo, occasione di confronto, è la presenza molto forte nel dibattito pubblico di appunto una preoccupazione per la capacità attuativa del piano, se saremo in grado di spendere le risorse perché sono cospicue e se saremo soprattutto in grado di farlo in tempi così brevi, dato che l'esperienza che abbiamo di programmi di investimento importanti e l'esperienza che abbiamo anche dal nostro bilancio nazionale è appunto nella aneddotica, diciamo così dire, elaborazione delle statistiche che servono 9 anni per mettere a terra infrastrutture dell'ammontare finanziario di circa 50 milioni di euro. Qui stiamo parlando di appunto ammontari ben più cospicui e di tempi ben più brevi. Analogamente, invece, voglio dire, scarsa sembra essere l'attenzione al momento nel dibattito pubblico per l'efficacia che i progetti che sono proposti, finanziati sotto il Recovery Plan, possono avere rispetto agli obiettivi generali di tutto l'impianto e specifici di ciascun intervento, ovvero è poco presente per ora, perlomeno nel dibattito, la preoccupazione per capire se la spesa, se gli interventi che sono selezionati produrranno effettivamente risultati e effetti desiderati sull'economia e la società. E questo mi pare, diciamo, un po' anche curioso, visto che proprio alcuni elementi caratterizzanti l'impianto del Recovery e Resilience Facility dovrebbero spingere a interrogarsi molto di più sull'aspetto appunto dell'efficacia degli interventi rispetto ai loro obiettivi. E chiedo gentilmente di passare alla prossima slide, dove metto in evidenza una serie di appunto elementi che dovrebbero spingerci a in qualche modo interrogarci e quindi utilizzare strumenti di valutazione. Non so se le slide sono visibili, comunque non è prioritario. I programmi finanziati con Resilience and Recovery Facility infatti sono dal punto di vista sia nazionale che di internazionale piuttosto innovativi, sono dei programmi di performance e non dei programmi di spesa. Che cosa vuol dire? Lo ha detto, diciamo, Daniele brevemente nell'introduzione. Gli impegni che abbiamo preso con l'Unione Europea sono degli impegni per i quali vi sarà un esborso,
un pagamento o un rimborso, nel nostro caso, dato che il bilancio nazionale anticipa le risorse, che verrà fatto a fronte della capacità di dimostrare il raggiungimento di risultati concordati ex ante e raggiunti entro scadenze temporali prefissate. Questi impegni sono stati, diciamo, tecnicamente tradotti nei cosiddetti milestone e target, tradotti in italiano nel regolamento in maniera forse anche curiosa come traguardi e obiettivi. Il programma deve dimostrare una corrispondenza ex ante tra la richiesta di finanziamento e lo sforzo in termini di impegno a raggiungere questi traguardi, e la Commissione europea autorizzerà appunto gli sborsi soltanto sulla base valutazione di un soddisfacente adempimento di queste milestone e di questi target, ovvero dei progressi compiuti dal piano, indipendentemente da quanto è la spesa erogata. Questo vuol dire che, per esempio, in questo momento molto del lavoro che ho io e che hanno, diciamo, i miei colleghi che si occupano del Recovery Fund della Ragione Generale è quello di e colloquiare insieme con le amministrazioni e la Commissione europea per dimostrare questa corrispondenza e coerenza fra i finanziamenti richiesti e gli impegni presi in termini di traguardi. Ma questo, diciamo, sforzo dimostrativo sulla parte di finanziamento è uno sforzo soltanto iniziale. Nel piano conterà non l'andamento della spesa, ma conterà soltanto appunto la capacità sufficientemente soddisfacente di raggiungere i traguardi. Queste, diciamo, terminologie nel regolamento lasciano ovviamente molto spazio alla valutazione. Che cosa vuol dire aver raggiunto in maniera sufficientemente soddisfacente un traguardo, soprattutto quando questo è quantificato? Insomma, io credo che su questo appunto ci sarà molto spazio. Il regolamento prevede infatti che la Commissione europea possa avvalersi di esperti, di pareri e di strumenti valutativi con cui misurarsi nel compito di istruire il Consiglio europeo relativamente raggiungimento dei traguardi prefissati. Un altro elemento, diciamo, che va sottolineato è che questi traguardi sono espressi almeno parzialmente tramite degli indicatori misurabili, quindi sono degli obiettivi assegnati a questi interventi che sono, vedo che ci sono problemi di audio, spero che mi sentiate. Ti sentiamo, io sto andando avanti con le slide all'incirca sulle cose che stai dicendo. Sì, credo di, grazie, di ma non le vedono da quello che vedo dalla chat, no. Purtroppo non so perché ci deve essere un problema. Puoi provare a ricondurre. Ci deve essere un problema di linea. Noi speriamo ovviamente che Recovery Fund porti un vero broadband in tutta Italia, in tutte le case, in tutti gli uffici, così forse questi problemi di collegamento non ci saranno più. Dicevo, la seconda opportunità dell'impianto del Recovery and Resilience Facility è quello appunto di aver codificato che i traguardi su cui ci si prende un impegno siano basati su indicatori misurabili. Un ulteriore elemento: la Commissione europea dovrà fornire periodiche valutazioni sull'attuazione del dispositivo al Parlamento europeo e al Consiglio, e ogni tre anni deve presentare, deve presentare una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione del dispositivo, e due anni dopo la conclusione dei programmi una relazione di nuovo indipendente sugli impatti anche di medio e lungo termine dell'intero, diciamo, programma, ovvero della somma dei piani nazionali. Questo infatti è un programma, diciamo, che a differenza dei programmi, per esempio, dei fondi strutturali, è un programma dell'Unione e non un programma, diciamo, dei paesi. Ha obiettivi infatti comuni per tutti i paesi, ben codificati, con, diciamo, anche lì una serie di vincoli abbastanza stringenti. Sicuramente riconoscete, sono quelli, per esempio, legati al fatto che il 20% delle risorse devono essere spese per la transizione digitale e il 37% per la transizione green. Insomma, questi presupposti
sono dei presupposti, diciamo, interessanti che finora negli altri programmi comunitari non c'erano, soprattutto questo di essere un programma di performance, in secondo luogo di aver definito che la performance vada misurata con degli indicatori su cui vengono presi degli impegni quantificati ex ante, e il fatto che esiste una chiara menzione a un compito valutativo sull'efficacia del piano in itinere e ex post, tramite, diciamo, l'utilizzo di expertise indipendenti. Quali sono alcuni però dei rischi di questo impianto, che è molto innovativo ma anche molto, diciamo, difficile? Un conto è immaginare un piano di performance su, diciamo, come dire, un intervento settoriale molto specifico, un conto è quello di cercare di svolgere questo tipo di esercizio per una molteplicità di interventi molto diversificati e all'interno di envelope finanziarie così ampie, con, diciamo, anche una numerosità di attori e di responsabili, di gestori e di attuatori della spesa, diciamo, così importante come può essere un piano di queste dimensioni. Questa considerazione è per l'Italia, diciamo, ancor più vera, visto che il nostro è il piano, diciamo, più grande dal punto di vista della dimensione finanziaria, e che siamo uno dei pochi paesi che utilizzerà appieno il tetto finanziario delle risorse messe disponibili, ovvero non soltanto le sovvenzioni a fondo perduto, ma anche i prestiti. Allora, alcuni dei rischi sono, diciamo, guidati proprio dall'idea di come si gestisce un piano di performance, dal momento che gli esborsi sono così chiaramente legati agli obiettivi da raggiungere. Il rischio è, in questi casi, che la maggior parte degli obiettivi siano poco ambiziosi, perché uno ha troppo paura di non raggiungerli, e che siano basati soprattutto su metriche che cercano di catturare e misurare le realizzazioni degli interventi, ovvero la logica, appunto, di output, piuttosto che i risultati ultimi desiderati, gli outcome. L'altro elemento è che l'esigenza, come dire, di immaginare una valutazione, come dire, onnicomprensiva dei piani di tutti i paesi, con tutte le loro, diciamo, diversità in momenti così periodici, tenderà ad essere basata su metodologie di scoreboard, ovvero su, in qualche modo, graduatorie di indicatori comuni, per cercare così di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani, e non necessariamente cercando di domandarsi e imparare, diciamo, un po' di più, cercando di valutare in maniera, diciamo, più accurata gli effetti che i piani hanno su, diciamo, questi indicatori. Potrebbe essere utilizzata, diciamo, un po' una scorciatoia. Infine, è vero che vi è un requisito chiaro nel regolamento affinché l'Unione Europea si doti delle capacità valutative e effettui e renda pubbliche delle valutazioni, una a metà periodo e una alla fine, non ci sono invece requisiti specifici di valutazioni intermedie o ex post per gli stati membri. A differenza, quindi, un po' dalla tradizione ormai che vi è nei fondi strutturali, nelle politiche di coesione, dove la Commissione europea ha anche speso molte energie per promuovere e a volte inserire requisiti valutativi dei programmi operativi nazionali e regionali, qui non ve ne sono. Andiamo a vedere forse un po' meglio quello che oggi, diciamo, conosciamo del piano italiano in termini, diciamo, di impegni presi e soprattutto della configurazione, diciamo, strutturale di questi milestone e di questi target. Allora, i milestone e target del piano italiano sono moltissimi. Sì, sono 1500. Sono stati individuati sia per investimenti e riforme. In realtà l'impianto degli indicatori previsto per il piano ha più livelli. Un livello è un sottoinsieme di circa un terzo di questi, che è di livello europeo, che è considerato rilevante per gli impegni per il contratto, appunto, di performance con l'UE, e che sono quelli legati, appunto, alla richiesta poi di rimborso. C'è un ulteriore, più cospicuo insieme di milestone e target, che è servente a livello nazionale per aiutare, diciamo, i decisori e le amministrazioni a seguire meglio e a monitorare meglio l'andamento del piano. Poi però c'è un insieme di circa una cinquantina di indicatori statistici rappresentativi dei fenomeni su cui il piano vuole incidere,
che sono più di natura appunto di outcome, che sebbene non targettizzati, sebbene non costituiscono un impegno, sono qualitativamente collegati alle misure del piano e saranno monitorati annualmente. Questi sono degli indicatori che credo potranno suscitare molte domande di valutazione. Perché è importante aver deciso di avere anche questa batteria di indicatori ulteriori, seppur non rilevanti per l'impegno? Proprio perché la maggior parte dei target appunto del piano sono della natura indicatori di output, ovvero ci dicono un impegno sui chilometri di strade costruite, sul numero di persone magari che sono serviti da sistemi di telemedicina, sul numero di formali tramite corsi di formazione, sul numero di alloggi per studenti costruiti, ma non ci dicono, oppure sulle superfici diciamo riqualificate energeticamente, ma non ci dicono come tutto questo contribuisce, diciamo meglio, a appunto gli obiettivi del piano, che sono la transizione digitale e green, ovvero come diciamo immaginiamo che possono impattare su una serie di indicatori, poi andare avanti per Daniele, grazie per mostrarli, che sono in fondo quei fenomeni su cui immaginiamo che un piano di così ampia diciamo rilevanza debba incidere, per esempio in termini di cambiamento climatico, sulle emissioni di CO2, per esempio in termini di inclusione e coesione, sul rapporto tra per esempio su diciamo tipici divari di genere e anche su tassi diciamo occupazionali. E quindi questo, non so se vuoi andare velocemente alla slide diciamo 10, ti ringrazio, perché io nemmeno diciamo vedo in realtà. E la slide 10 vuole soltanto darvi una serie di elementi, non so se poi saranno pubblicati, sarà più facile per chi vorrà avere qualche informazione in più, su come il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sta organizzando per poter provvedere al monitoraggio e a rendere pubblici diciamo tutti gli elementi finanziari, procedurali e soprattutto l'andamento in termini di raggiungimento delle milestone e dei target di questi interventi. Fatemi, diciamo, per chiudere velocemente, soltanto dare un insieme di diciamo, spunti sulle sfide diciamo, che ci attendono, soprattutto per la valutazione. Allora, dal punto di vista del sistema di monitoraggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diciamo, ormai una ventennale esperienza in vari campi e diciamo, anche considerata piuttosto diciamo, positiva nella capacità di investire e di tenere sistemi di monitoraggio granulari sulla spesa di progetti di investimento, sia nell'ambito della politica di coesione che nell'ambito delle opere pubbliche nazionali. E questi però sono dei sistemi che sono tutti orientati sul monitoraggio della spesa. Tentativi sono stati fatti soprattutto nella politica di coesione, che adesso stanno maturando per accompagnare questi monitoraggi anche dal monitoraggio di indicatori fisici. Ma come dire, monitorare l'andamento dei target e dei milestone sarà davvero un compito non banale. Uno dei motivi per cui sarà un compito non banale è che nella maggior parte dei casi la stessa misurazione richiede strumenti diversificati e non necessariamente collocati presso un unico punto. Quindi il sistema di monitoraggio dovrà, come dire, riunire una molteplicità di attori è effettivamente molto diciamo più grande di quello che è diciamo la pur come dire consolidata diciamo tradizione. Oltre a questo, c'è sicuramente rispetto al passato la necessità di essere molto più tempestivi, e questo impone ulteriori innovazioni e su cui si sta investendo soprattutto nel tentativo di una maggiore integrazione tra i sistemi esistenti anche esterni alla ragioneria. L'esperienza per esempio di monitoraggio delle opere pubbliche mostra tanti vantaggi nell'integrazione con i sistemi dell'ANAC, con la fattura elettronica, con il sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di nuovo, questa è un'esperienza però basata soprattutto sulla capacità di meglio cogliere e monitorare la spesa. Per quanto riguarda le sfide per la valutazione, due considerazioni diciamo veloci. Credo che la cosa più importante sarà quella di non rinunciare a domandarsi se le misure del piano abbiano impatti su obiettivi economici e sociali, perché l'attenzione verso il monitoraggio delle milestone e dei target diciamo non deve, come dire, essere troppo, non deve, come dire, appiattirci.
sarà, diciamo, probabilmente ciò che verrà più colto dall'opinione pubblica e dalla stampa, sarà quello che verrà più comunicato. Non bisogna però pensare che sia sufficiente seguire milestone e target per capire se questo piano, se i suoi interventi sono davvero efficaci. C'è un po' questo, diciamo, rischio. Bisogna invece valorizzare gli strumenti che sono stati, diciamo, sviluppati in questi anni anche nell'esperienza della politica di coesione e coordinarli all'interno dei piani, diciamo, di sviluppo e di seguito, di monitoraggio e di valutazione del PNRR. E bisogna cercare di valorizzare anche qualcuna delle stesse milestone e target che sono nel piano e che richiamano la necessità di valutare o di fare valutazioni di impatto. Per esempio, una delle milestone di transizione 4.0 a metà periodo è proprio quello di restituire una valutazione dell'impatto occupazionale di questa misura. Bisogna poi imparare a usare appieno in maniera innovativa gli archivi amministrativi esistenti lungo la tracciabilità di tutta la catena dell'intervento, a partire dal CUP, ma anche dal CIG, il codice diciamo identificativo delle gare, e del codice fiscale dei beneficiari, tutte informazioni che noi avremo nei sistemi e quindi che possono essere utilizzati sia, diciamo, dalle amministrazioni, ma perché no, rendendoli pubblici anche da altri attori, resi pubblici in maniera granulare e elaborabile, per poter spingere, diciamo, ciascuno a diciamo utilizzarli nel campo anche valutativo. Un ultimo, diciamo, spunto sullo sfruttare al meglio gli archivi amministrativi. Io penso che l'Italia, a dispetto di quello che viene spesso raccontato in questi ambiti internazionali, dove la valutazione diciamo viene considerata come, diciamo, culturalmente non nella tradizione, diciamo, italiana, soprattutto quando si parla di questi grandi programmi, diciamo, finanziari, penso che in realtà siamo ben posizionati e forse meglio di altri paesi per aver investito a lungo nella capacità di tracciare gli interventi e tracciare, diciamo, digitalmente con dei codici unificati. Questa è un'esperienza che non tutti i paesi hanno, molti ci invidiano, diciamo, il CUP, che pur ha tanti problemi a livello nazionale, ma che vi assicuro rispetto ad altri paesi è veramente un, come dire, un'opportunità. E il fatto che dobbiamo individuare a livello, il fatto che dobbiamo individuare a livello granulare tutti i beneficiari ci consente anche di sfruttare informazioni sui codici fiscali degli stessi, di incrociarli per esempio con, se parliamo di imprese, con gli archivi amministrativi dell'INPS per studiare variazioni nell'occupazione delle imprese beneficiarie del PNRR, e anche se dovessimo voler, come dire, analizzare una catena più lunga, ovvero l'impatto occupazionale del PNRR è stimolato indirettamente, cioè stimolato tutta la parte di costruzione di opere, lo potremmo fare probabilmente oggi meglio che nel passato, sfruttando di nuovo il legame tra il CUP, gli archivi dell'ANAC sulle imprese aggiudicatrici e gli archivi amministrativi INPS o ASIA imprese dell'Istat. Penso quindi che ci sono molte opportunità che potremmo cogliere in questa, diciamo, stagione. Vi ringrazio, mi dispiace per i piccoli problemi tecnici, comunque se vorrete le slide saranno rese, diciamo, disponibili a tutti. Grazie. Grazie Aline. Una cosa che mi sono dimenticato di dire nell'introduzione è che se il pubblico vuole può porre delle domande alla fine del primo ciclo di presentazioni. Selezioneremo di necessità una domanda per relatore che porremo allo stesso o alla stessa. Grazie Aline, passiamo a Paolo Paruolo, un direttore di ricerca del Joint Research Center ISPRA della Comunità Europea. A te la parola, Paolo. Grazie, grazie dell'invito e grazie della bella iniziativa che mi sembra estremamente opportuna in questi tempi. Vediamo se riesco anch'io a condividere le slide. Le vedete? Sì. Benissimo. Ecco, sono Paolo Paruolo, lavoro al Joint Research Center, il centro comune di ricerca che è situato sulle sponde del Lago Maggiore, quindi siamo in Italia. È un centro che, diciamo, è il ministero della Commissione Europea che si occupa di scienza.
E all'interno di questo c'è un gruppo non tanto grande che si occupa di valutazione soprattutto microeconomica, cioè con attenzione ai dati granulari. Grazie dell'invito. Insomma, è un'occasione poi per riflettere insieme e soprattutto mandare questo messaggio che la valutazione è un'occasione di imparare insieme. Le cose su cui volevo soffermarmi sono tre, parlare un pochino del contesto, non tanto riferito necessariamente al fondo del Recovery and Resilience, ma in un contesto più generale, vedere un pochino meglio come misurare come dire, il successo rispetto agli obiettivi e dire sostanzialmente che ci sono opportunità a livello europeo di imparare insieme per cercare di sfruttare bene questa occasione. Quindi prendo spunto da tre cose. La prima cosa è che sta uscendo a livello europeo questa riedizione di come fare regolamentazione migliore basata sull'efficienza. Questo forse è un'occasione anche, non so, eventualmente per vedere se qualche cosa si possa importare anche nel ciclo delle politiche nazionali. Il ciclo delle politiche in Europa ormai si sta consolidando con una fase di valutazione precedente all'implementazione, una fase ex ante, c'è una fase di implementazione in cui c'è i dati di monitoraggio che dovrebbero servire a fare una migliore implementazione delle regole e una fase ex post che dice va bene, ma dove siamo arrivati? Riprendevo dal commissario Šefčovič che ha presentato queste cose alla fine di aprile alcune cose. L'idea di legislare in modo più efficiente possibile come una priorità per l'Europa, speriamo anche per l'Italia, e un'altra sottolineatura che dice di lavorare insieme, perché non c'è una contrapposizione, non ci sono gendarmi e ladri, ma c'è una situazione nella quale possiamo tutti sfruttare meglio o bene le occasioni che ci sono date. E invece che tradurre stakeholders come, come dire, interlocutori, mi piace più dire che gli Stati membri sono azionisti dell'Europa e non viceversa. Un secondo spunto lo vorrei prendere dal discorso del 1° maggio del Presidente della Repubblica, che ha detto che sarà il lavoro a portare il paese fuori da questa emergenza, questa è la priorità. E poi ha anche detto, e questo mi sembrava molto significativo, che lui non ha saputo predisporre risorse ingenti per affrontare le emergenze e che questa è un cambiamento rispetto alla percezione dell'Europa, diciamo, da parte dei media e forse anche dell'opinione pubblica italiana. Una concreta espressione di quel modello sociale europeo spesso evocato. E l'altra sottolineatura che mi piaceva ricordare del Presidente Mattarella è questa idea di poter imparare e di tenere alcune delle innovazioni che sono state dettate dalla pandemia per rendere questi strumenti più efficaci, se riusciamo, e cercare di imparare dall'emergenza. Il terzo spunto lo prendo da questo intervento di Donny Roderick una lecture recente fatta alla Bocconi su questa idea di quali sono del problema dei buoni lavori, del lavoro buono. Che cos'è questo lavoro buono? È l'idea che la tecnologia abbia in qualche modo eroso la parte centrale della distribuzione del lavoro, i lavori della classe media, per capirci. E questo pone delle sfide nuove. Come fare per ricostruire buoni lavori è un problema su cui, se siete interessati, potete andare a vedere quello che ha detto. Ma in fondo la sottolineatura era della necessità di una nuova forma di governance, e questo mi sembra che sia rilevante per le cose che discutiamo oggi, con un aspetto più collaborativo. Quindi il secondo punto volevo cercare di astrarre un pochino dalle tante misure che sono previste dal piano di Recovery and Resilience e dire in fondo l'obiettivo è quello di avere crescita, d'accordo, ma soprattutto lavoro. Ovviamente non ci piacerebbe ottenere, come dire, questi obiettivi di avere, non so, una maggiore partecipazione femminile oppure un coinvolgimento
delle fasce giovani della popolazione in lavori produttivi con modelli di tipo assistenziale, perché sarebbero estremamente poco duraturi. Quindi non ci piacerebbe avere solo una crescita che induce del lavoro, ma lavori produttivi e poi stabili nel tempo. Quindi vuol dire che sono un pochino i lavori buoni di cui parla Roderick, nel senso che non sono come dire, sostituzioni della tecnologia o rimandare lavori che poi saranno fatti dalla tecnologia nell'immediato futuro, ma lavori che riescono a sfruttare come dire, la potenzialità della tecnologia per avere dei lavori come dire, più di alto e miglior profilo. E poi ovviamente c'è tutta la transizione non solo digitale ma anche verde. Quindi mi sembra che questo sia l'obiettivo. Proviamo a pensare a questo. Come facciamo a ottenere queste cose? Vogliamo aspettare la fine delle scadenze, i milestones, la metà del ciclo dell'RRF, come si chiama in inglese, ma insomma del Recovery and Resilience Plan, oppure vogliamo cercare di imparare a produrre oppure mettere in atto una serie di politiche e di interventi che cerchino di sfruttare i dati che si creeranno dall'implementazione per cercare di guidare il processo nella direzione voluta, che mi sembra che sia questa. Ecco, questo richiede cambiare qualcosa. Quindi c'è un modo per cercare di rendere le politiche efficaci per costruzione? Beh, l'unica cosa che si può fare è cercare di imparare dall'implementazione, cioè di imparare che cosa sta funzionando. Innanzitutto si potrebbe imparare che cosa ha funzionato in altri stati membri, per dire, cioè questo è una sinergia. Se abbiamo delle valutazioni fatte bene di interventi simili fatti in paesi simili al nostro, questo ci potrebbe guidare in come fare una migliore implementazione. Potremmo ovviamente scambiarci le esperienze, ma anche lavorare sui dati di uno stato e dell'altro per cercare appunto di fare questa cosa in modo sistematico. Potremmo anche imparare se ci sono delle implementazioni che hanno usato una serie di accorgimenti o fattori che le hanno rese più efficaci. Quindi questa idea di dire mettiamoci insieme, cerchiamo di sfruttare le basi di dati che potrebbero essere create grazie allo sforzo necessario per rispondere ai requisiti legali di questa iniziativa, sfruttiamo questi dati per imparare insieme cosa sta funzionando meglio e cercare di avere migliori, fra virgolette, rendimenti degli investimenti pubblici. Che cos'è questo? È una funzione di produzione, cioè abbiamo in questo caso dati che sono diciamo l'equivalente del capitale e abbiamo lavoro che è quello che ci si mette insomma da parte dei ricercatori per capire che cosa sta funzionando. Quindi qua ho fatto un pochino il verso alla funzione di produzione, dove direi che la parte tecnologica e di capitale è data dall'accesso ai dati, un accesso che ovviamente deve essere salvaguardare la confidenzialità del dato e quant'altro, sfruttare il fatto che i dati si possono linkare fra fonti di dati diversi, e Aline diceva queste cose pochi minuti fa, e quello che sembra la risorsa più scarsa sono il tempo dei ricercatori. Ora, noi forse istituzionalmente alla fine saremo coinvolti nella valutazione dell'Italia, anche se io sono di nazionalità italiana, magari qualche collega che non è di nazionalità italiana farà qualche conto su questo, ma sarebbe molto più bello come dire, cominciare da adesso a sfruttare le sinergie possibili nel capire che cosa sta funzionando, non aspettare la fine delle scadenze tecniche per vedere che cosa è successo, ma cercare di sfruttare i dati in una maniera più dinamica. I dati e il tempo dei ricercatori l'avevo già detto. Una cosa che volevo dire è che per esempio ci sono esperienze di come fare queste cose in altri paesi europei, di come linkare dati e cose del genere. Abbiamo fatto questo libro un paio di anni fa con Nuno Crato, che è un ex ministro dell'istruzione portoghese, ma ce ne sono tante altre e ci piacerebbe poterle mettere
in condivisione con l'Italia per cercare di vedere se ci sono modi per garantire questa cosa in modo più sistematico. Potrebbe essere una delle cose di cui parlava il nostro presidente quando diceva di imparare dall'emergenza e di imparare a fare le cose meglio. Il terzo punto è chi siamo noi. Siamo questo gruppetto di persone che vedete qua nelle foto prese qua nel campus dove stiamo, vicino al Lago Maggiore. Quello che dobbiamo fare è cercare di aiutare la Commissione, ma la Commissione e i suoi azionisti, cioè gli Stati membri, a fare un miglior uso dei dati granulari per imparare che cosa funziona e in un modo, come dire, che lega non solo correlazioni fra spesa e che cosa è successo, ma anche cercare di andare a trovare nessi causali. Noi lavoriamo per la Commissione, ma lavoriamo anche per gli Stati membri, lavoriamo anche per l'Italia e saremmo molto contenti se potessimo supportare un processo di conoscenza comune. E mi sembra che l'INPS l'ha già fatto, ne parlerà sui visit INPS, ma si potrebbe fare a un livello diverso, si potrebbe fare anche a livello di questo piano e della valutazione che ne sortirà. Ci piacerebbe imparare insieme che cosa sta funzionando meglio e perché, perché siamo partner, siamo azionisti della stessa Europa. Grazie. Grazie Paolo. In particolare per la collocazione, diciamo, del tema in una prospettiva cooperativa e non contrappositiva rispetto all'Europa. A questo punto darei la parola al professore Fisio Espa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Immagino di dover condividere io le slide. Sì, se ce la facciamo. Ci provo subito. Perfetto. La parola a te, caro Fisio. Grazie Daniele, grazie dell'invito, grazie a Maurizio Franzini, grazie anche all'INPS, saluto il presidente Tridico che ho intravisto prima a inizio riunione e naturalmente grazie a tutti i colleghi che mi hanno preceduto e che interverranno successivamente. Allora qui il focus è un po' diverso da quello affrontato con grande lucidità da Lin e Paolo Paruolo relativamente al PNRR e anche a alcuni importantissimi spunti di organizzazione della valutazione a livello europeo. La seconda slide, Daniele, illustra i quattro temi che affronterò naturalmente in tempi molto ristretti. Il primo riguarda la governance della valutazione delle politiche pubbliche nelle democrazie occidentali, lo utilizzerò seppure in tempi ristretti come benchmark per capire l'organizzazione delle attività di valutazione nel nostro paese. Guarderemo poi più in dettaglio a questa presenza di buone pratiche ma anche di frammentazione dell'organizzazione delle attività di valutazione nel nostro paese. Entrerò poi nel tema più diretto, diciamo, che mi è stato chiesto sugli ostacoli e resistenze e poi mi limiterò a qualche piccolissima integrazione, anche perché Alina ha già, come dire, dissodato molto bene il terreno di ciò che significa il PNRR dal punto di vista proprio della sfida per le attività di monitoraggio e di valutazione. E allora, se andiamo avanti, una prima considerazione rapida che in parte richiama quanto accennava il dottor Paruolo sulle attività di valutazione nelle organizzazioni sovranazionali. Sappiamo benissimo il ruolo giocato per tanti anni dalla Banca Mondiale nell'analisi dei progetti di investimento. A noi probabilmente interessa molto di più questa esperienza molto variegata a livello europeo in particolare, ma non solo ormai della Commissione, in cui sia le attività, diciamo, di impact assessment ex ante, che sono ormai incardinate
rafforzatesi nel corso del tempo, ormai da una ventina d'anni circa, sia queste nuove intuizioni ancora metodologicamente da chiarire relative al principio cosiddetto del evaluation first, su cui insiste molto la Commissione, un tentativo anche a livello comunitario di frenare la, come dire, gli eccessi di bulimia normativa che osserviamo un po' dappertutto. Ecco, l'analisi, come dire, ripeto, metodologicamente forse ancora un po' fragile dell'insieme delle legislazioni esistenti su un particolare settore, quella che passa sotto il nome dei regulatory fitness, ha poco a che vedere con la valutazione di impatto al quale siamo tradizionalmente abituati, però è un segnale forte nella economia, diciamo così, dei processi decisionali, e su questa, diciamo, su questo metodo della cosiddetta REFIT, come ben sapete, la Commissione ha investito molto. Quello che è importante dal nostro punto di vista è che quando ormai una direttiva, in modo particolare, atterra, diciamo così, sulle scrivanie e sui computer dei nostri dirigenti, dei nostri funzionari, ai fini della trasposizione normativa, ecco, è bene sapere che alle spalle ci sono in genere analisi molto approfondite che oggi, tra l'altro, coinvolgono anche in una sfida tecnica non banale anche le strutture create ad hoc all'interno del Parlamento europeo. Anche il Consiglio comincia a giocare un ruolo non banale, ci si è resi conto di quanto siano importanti questi approfondimenti tecnici ai fini della qualità delle decisioni. Questa è un'esperienza, questa della Commissione, unanimemente giudicata di successo. Sarebbe interessante analizzare il perché, ma lo faremo un'altra volta. Grazie Daniele. E ecco, per quanto riguarda invece, diciamo, quei paesi con i quali ha un senso confrontarci, quindi insomma, maggiori paesi anglosassoni, e poi Francia e Germania, direi, una cosa che si osserva subito è che c'è un investimento istituzionale molto forte, cioè a dire la funzione di valutazione viene pienamente riconosciuta proprio a livello, diciamo, anche di priorità istituzionali. Il caso più chiaro è questo della Francia, ecco, qui io vi riporto l'articolo 24,1 della Costituzione della Repubblica Francese, emendato su iniziativa ormai più di 10 anni fa di Nicolas Sarkozy. Questo è l'articolo centrale che illustra le competenze del Parlamento francese. Come vedete, il Parlamento, diciamo, approva le leggi, controlla l'azione del governo, valuta le politiche pubbliche. Questa è stata l'aggiunta ormai di più di 10 anni fa, assieme a un ruolo di ausilio forte e ben esplicitato della Corte dei Conti nei confronti del Parlamento. Quindi c'è una costituzionalizzazione addirittura della funzione di valutazione, e questo è, ovviamente dà una legittimità all'attività di valutazione stessa, come potete immaginare, molto forte, incardinando le attività in un luogo che comunque possiamo definire caratterizzato da una sua terzietà, soprattutto nel momento in cui sono anche le strutture amministrative del Parlamento a lavorare sugli esercizi di valutazione. Grazie Daniele. Quindi ecco, legittimazione politica molto forte delle attività di valutazione, potremmo fare altri esempi, diffusione delle pratiche valutative anche in ambiti diversi dei processi decisionali, come vedremo tra un secondo, nei vari livelli istituzionali, e al tempo stesso questa attenzione del policy maker genera anche un solido mercato della valutazione, questo soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In questo paese, per riassumere brevemente una situazione molto variegata e complessa, noi abbiamo il Government Accountability Office incardinato con 3.000 esperti di policy all'interno del Congresso. Dal 2004 l'acronimo GAO significa appunto GAO, significa Government Accountability Office. In precedenza questo era il General Accounting Office, una sorta di corte dei conti, di controllo dell'audit da parte sulle amministrazioni federali. Questa struttura mantiene una sua solidità, una sua importanza. Per darvi un'idea di quanto sia importante il grado di indipendenza e di terzietà, il presidente o il direttore, adesso non ricordo, del GAO ha un mandato lunghissimo, più di 10 anni, forse anche 15 anni. Poi abbiamo un'istituzione
Inserita invece all'interno dell'amministrazione del Presidente, l'Office for Information and Regulatory Affairs, che è parte dell'Office of Management and Budget, che come sapete è una sorta di via di mezzo tra un Dipartimento della Funzione Pubblica e la ragioneria, diciamo, gli uffici bilancio, quindi non caratterizzato da una terzietà, che però ha fatto in tutti questi ultimi anni, soprattutto nei 4 anni sotto la direzione di Cass Sunstein, un lavoro formidabile di screening, non solo della, in relazione alla qualità, diciamo, di provvedimenti, soprattutto di carattere regolatorio, ma soprattutto della qualità stessa delle analisi ex ante, soprattutto analisi costi-benefici svolte dalle amministrazioni. Poi sono presenti in grandissima parte degli stati strutture di valutazione, strutture che investono comunque sulla valutazione, sono presenti iniziative autonome delle amministrazioni, mi viene in mente il Department of Education, che quando Bush Junior promosse la riforma del sistema dell'istruzione, che passò sotto il nome, vi ricorderete, No Children Left Behind, beh, ci fu una gara, fu attribuito un incarico a un consorzio di università e centri di ricerca che aveva proprio il compito di monitorare e valutare in itinere tutto il processo di attuazione della riforma. E poi c'è una presenza enorme di società private, di università che svolgono comunque questa attività. Quindi un tessuto ricchissimo di attività. Grazie Daniele. E quindi un ampio investimento nei metodi e nelle tecniche. E poi un aspetto che va considerato nel momento in cui noi ci poniamo in confronto con, appunto, con altri paesi, che è la lunghissima sedimentazione della cultura della misurazione e della valutazione degli interventi pubblici. Ora, se andate sul sito del National Audit Office britannico, la Corte dei Conti britannica, diciamo, ma che svolge un lavoro fondamentalmente di analisi dell'impatto dei provvedimenti assunti dal governo britannico, lì addirittura vi mandano indietro di secoli per rintracciare le origini, appunto, di questa cultura del controllo e dell'attenzione anche agli esiti, ai risultati delle politiche. Il mio esempio preferito, anche per amore nei confronti di questo autore che era straordinario, che era Herbert Simon, e Simon, 22enne, 23enne, lui nasce nel 1915, riceve l'incarico di scrivere una sorta di guida alla misurazione, e non soltanto alla misurazione, se si ha la pazienza di leggere le 80 pagine di questo rapporto, non solo quindi alla misurazione, ma anche con spunti, diciamo, di valutazione delle attività gestite dai comuni. Clarence Ridley, che era il suo coautore, era un grandissimo manager, presidente per decenni della International City Managers Association, insieme confezionano questo lavoro, che evidentemente l'ha ritenuto importante. Siamo ovviamente sotto l'onda del grande New Deal rooseveltiano, ma insomma l'idea di verificare ciò che i comuni comunque realizzavano nei confronti dei cittadini. Grazie Daniele. E arriviamo all'Italia. Allora, noi abbiamo tanti luoghi in cui si svolgono attività di valutazione. In questo secondo pallino c'è un'imperfezione: questi luoghi nascono su precisi e ben giustificati input politici a fine anni 90, ma questo riguarda la grande stagione barchiana, diciamo così, l'investimento non soltanto nella cosiddetta, la chiamavamo all'epoca, nuova programmazione, ma anche in strutture tecniche che fossero di robusto, come dire, supporto alle decisioni in tema di investimenti. Però diciamo che a partire dalla fine degli anni 90 nascono, adesso vediamo un po' disordinatamente, una serie di luoghi della valutazione senza un disegno sufficientemente chiaro. Ricordiamoci sempre comunque che in questo paese c'è una comunità scientifica molto agguerrita e crescentemente agguerrita sui temi della valutazione. Penso ad esempio al lavoro preziosissimo che svolge l'Associazione Italiana di Valutazione. Vi sono progetti specifici anche commissionati, appunto, sul mercato a università o centri di ricerca. C'è insomma un magma in movimento e non da oggi. Grazie. E allora, questa ricostruzione parziale, cominciamo da alcune eccellenze. Il Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione, il cosiddetto NUVAP, inserito all'interno del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza. Qui un lungo viaggio ha portato
tanti bravissimi esperti a lavorare in funzione anche di coordinamento all'interno della presidenza. Poi sempre alla presidenza, ma in un altro dipartimento, abbiamo il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che è figlio di quelle prime intuizioni di fine anni 90, inizio anni 2000. A Palazzo Chigi vive il NARS, il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che comunque per la stessa missione cui è chiamato, è, diciamo così, è costretto anche a svolgere soprattutto attività di approfondimento e di analisi ex ante. Poi abbiamo all'interno dell'Agenzia per la coesione territoriale il nucleo di verifica e controllo, al cui interno tra l'altro sono presenti progetti di grande importanza come quello sui conti pubblici territoriali e altre attività che toccano comunque alcuni aspetti sia del monitoraggio che della valutazione. Grazie. Abbiamo poi all'interno dei ministeri, delle amministrazioni regionali, anche qui nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Abbiamo gli uffici AIR da anni che sono dedicati all'analisi ex ante, quella che passa sotto il nome di AIR, e alla verifica dell'impatto della regolamentazione in fase molto di avvio, diciamo, questa seconda parte. Comunque esistono delle persone in queste strutture che sono comunque chiamate a svolgere qualche esercizio di valutazione. La situazione, come sapete, non è, come dire, ottimale, c'è ancora molto da lavorare per come dire, rendere più solide queste analisi, più ricche di evidenze empiriche, più ricche anche di utilizzo di metodi che in altri paesi vengono fortemente promossi dalla stessa amministrazione. Chi di voi ha tempo e voglia di farlo, se guardate la collana, diciamo, di strumenti tecnici prodotta nel Regno Unito sotto, diciamo, la legge del cosiddetto Magenta Book, scopre che c'è proprio un investimento anche tecnico non banale. Abbiamo poi ad esempio i nuclei di analisi e valutazione della spesa, che oggi mi pare di capire siano abbastanza poco operativi, ma che per anni erano, come dire, soprattutto negli anni successivi all'approvazione della buona legge di riforma della contabilità pubblica, la 196 del 2009, che erano un po' il luogo in cui si sarebbe dovuto guardare con più attenzione all'evoluzione della spesa, in particolare all'interno dei ministeri. Grazie Daniele. Ora, questo quadro evidenzia, uno, che manca, come accennavamo anche prima, un'istituzione pubblica che sia un robusto punto di riferimento per le attività valutative. La frammentazione e la polverizzazione esistono anche in altri paesi, ma comunque in gran parte dei casi con una chiara, ripeto, un chiaro investimento istituzionale che, come dire, dia anche l'idea di quanto siano queste pratiche valutative siano importanti per la qualità del policy making. Quindi, dicevo, frammentazione e anche difficile dialogo tra i vari luoghi della valutazione. Questa è una cosa che sembra emergere, e non da oggi, e cioè la difficoltà anche a parlarsi, a coordinarsi. Ecco, non è, c'è molto da fare, diciamo così, da questo punto di vista. A punto critico, poi, naturalmente, è un inserimento solo limitato, ancorché crescente e verosimilmente ulteriormente sollecitato dal PNRR, e l'inserimento limitato delle attività di valutazione all'interno dei meccanismi decisionali. Se dovessi metterla con un linguaggio manualistico, il ciclo delle politiche pubbliche si intreccia male col ciclo della valutazione delle politiche pubbliche, cosa che invece sarebbe quantomeno necessaria. Da questo punto di vista, questo è un tema di cui parlava prima anche Paolo Paruolo, la qualità della regolazione dipende in maniera centrale da un investimento in conoscenza, in misurazione, in sperimentazione anche, soprattutto a livello ex-ante. Qui io richiamo sempre, abbiamo scoperto col professor Franzini di essere dei grandi estimatori di Cass Sunstein, ma in quello straordinario diario di bordo che Sunstein pubblica, se non ricordo male, nel 2012 o nel 2013, dopo la sua esperienza all'interno dell'amministrazione Obama all'Oira, lì lui detta tre grandi golden rule: le attività di consultazione, cioè la capacità delle amministrazioni di aprirsi al contributo degli stakeholders, la qualità del drafting normativo, che pare essere un problema non solo da noi ma anche negli Stati Uniti,
come ben sappiamo anche in Francia, dove c'è un investimento fortissimo proprio su questi aspetti. E ultimo aspetto centrale, un'area di cui Sunstein si è quasi innamorato, pur essendo giurista, diciamo, nelle sue origini professionali, l'analisi preventiva, soprattutto l'analisi costi-benefici. Ma su questo aspetto tra un po' interverrà un maestro come il professor Florio, per cui non aggiungo altro. Grazie Daniele, ci stiamo avviando alla conclusione. Allora, quello che evidenziamo anche è che non mancano le ottime professionalità, ad esempio nella NUVAP, all'interno del NUV AIR, all'interno del nucleo di valutazione e controllo dell'Agenzia per la coesione, abbiamo professionalità di altissimo livello e con significativa esperienza sul campo. Queste strutture, in particolare il NUVAP, ormai offrono un supporto all'attività di programmazione dei fondi europei molto importante. Talvolta queste strutture, soprattutto quelle, ho rifatto una visita a tappeto dello stato dei nuclei di valutazione e verifica degli investi pubblici a livello regionale, talvolta queste strutture tecniche vengono coinvolte anche su issues non necessariamente legati alla loro missione originaria, e questo ovviamente disintermedia rispetto alla necessità di valutazione in senso stretto. Grazie Daniele. E ora, ostacoli e resistenze. La decisione, il livello di decisione politica. Qui bisogna evitare un po' di qualunquismo, diciamo così, perché ad esempio da un punto di vista normativo la politica, penso agli anni in cui Carlo Azeglio Ciampi era il ministro del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione Economica, la politica le decisioni le ha assunte, ha approvato delle leggi che prevedevano la costituzione di nuclei di valutazione a supporto appunto dell'attività di investimento sia a livello centrale che territoriale. Ma anche la stessa normativa AIR, molto ben fatta, soprattutto gli aggiornamenti prodotti da Palazzo Chigi, dai tecnici di Palazzo Chigi nel 2017-2018, sono documenti importanti, molto ragionati e che comunque offrono alle amministrazioni un tracciato importante da seguire. Detto questo, oltre dal punto di vista proprio dell'atteggiamento della politica, non possiamo tacere in generale una insufficiente, to say the least, considerazione dell'importanza delle strutture tecniche all'interno delle amministrazioni, che sono andate progressivamente depauperandosi, oppure sono state in alcuni casi, non vorrei essere eccessivo, ma quasi abbandonate. Gli uffici di statistica, che furono creati grazie a delle ottime intuizioni a fine anni 80, il decreto legislativo 322 dell'89, addirittura qualsiasi comune, anche il più piccolo, si sarebbe dovuto dotare di una struttura che misurasse le attività dei comuni stessi. Ecco, queste strutture anche a livello dei ministeri sono oggettivamente spesso state messe veramente ai margini, e questo si riflette su aspetti che sono centrali alle attività di valutazione, perché se manca anche la capacità di riconoscimento delle singole amministrazioni di ciò che viene realizzato, voi capite bene che anche le attività di valutazione diventano, anche quelle interne, diventano oggettivamente più ardue da realizzare. Grazie Daniele. Quindi qui riprendo un po' anche qui un tema accennato prima da Paruolo: non abbiamo avuto non abbiamo una memoria dell'intervento pubblico. Questo raramente è apparso come una priorità o come una grande opportunità. Se io penso ai bonus sull'occupazione, no? Contratti a tempo indeterminato, da anni noi conosciamo la storia di questi strumenti, sono stati fatti anche degli esercizi, primissimi esercizi di valutazione anche su una delle prime versioni del bonus occupazione, anche qui a fine anni 90. E ogni volta si torna su questo territorio senza proprio aver appreso da ciò che è successo in passato. Quindi c'è un costo molto forte nel non fare valutazione di impatto ex post di tante scelte decisive del policy maker. Poi c'è un aspetto che comunque non possiamo trascurare, le attività di valutazione hanno comunque un potenziale di trasparenza sul policy making e sulle sue
conseguenze. Ecco, questo potenziale di trasparenza e di evidenza empirica più chiara sembra talvolta irrigidire il punto di vista del decisore e renderlo molto guardingo rispetto a queste valutazioni e quindi a non investire più di tanto. Cosa voglio dire? Che la piena autonomia delle politiche dalle, virgolette, incursioni, diciamo, della sfera tecnico-amministrativa viene molto enfatizzata. Non posso dirvi né la persona né la regione, ma più di 10 anni fa, insomma, un assessore di una regione mi disse in maniera molto chiara: ma noi questa roba sull'AIR non la vogliamo, perché cioè, noi abbiamo necessità di poter decidere liberamente senza che ci sia un parere di natura tecnica che sia di ostacolo alla piena linearità, diciamo così, del processo di decisione sul piano strettamente politico. Quindi questo è oggettivamente un po' un problema culturale che non è semplice superare. Poi vi è anche una nuova enfasi sulla comunicazione e sulla prevalenza, diciamo così, delle buone notizie, che mal si sposa, almeno potenzialmente, e con gli esiti della valutazione. Come dice una brillantissima amministrativista, Luisa Torchia, come disse tanti anni fa a una conferenza alla SNA, una volta si diceva fatta la legge trovato l'inganno, oggi si dice fatta la legge diffuso il comunicato stampa, e spesso questa legge poi, come sappiamo, è solo l'inizio di un processo di implementazione che è molto molto complesso. Daniele? Dobbiamo avvicinarci alla chiusura. Sì, guarda, c'ho 2 slide. Okay. Allora, il livello amministrativo comunque una qualche resistenza la esercita, anche qui non, io sono orgoglioso di far parte della pubblica amministrazione italiana, ma non c'è dubbio che su alcune di queste attività ci sia una, come dire, una, talvolta una, insomma, una scarsa fiducia, ecco, nell'importanza di questi processi valutativi. Allora, la prima considerazione è banale: amministrazione molto legata all'adempimento, l'amministrazione oggi la chiamiamo anche difensiva, poi dal punto di vista della cautela anche di muoversi in alcune circostanze, ci si sta lavorando, stiamo parlando di cose che vengono molto messe in discussione, per fortuna, in questi mesi, in queste settimane, ma non c'è dubbio che come muoversi sulla base di indicatori, di risultati, di obiettivi quantificabili e misurabili, questo è qualcosa che richiederà anni e anni di lavoro. Del resto, guardate, io dico sempre anche ai colleghi che partecipano ai corsi della SNA, date uno sguardo alle splendide analisi storiche di Guido Melis su cosa è successo più di un secolo fa, nel momento in cui le strutture ministeriali cominciarono a essere dirette non più da tecnici, no? Pensate al Ministero dell'Agricoltura alla fine dell'Ottocento, era in una prima fase, nei primi decenni dell'amministrazione Sabauda, e il Ministero era in mano a tecnici dell'agricoltura, agronomi, eccetera. Quando poi chi ha il potere di scrittura della norma diventa anche il gestore, ecco che lì la logica anche di funzionamento delle amministrazioni inevitabilmente cambia. Quindi stiamo remando contro una, come dire, contro una cultura che ha avuto più di un secolo per consolidarsi e per sedimentarsi. Scarso investimento sulle strutture tecniche, ne abbiamo parlato anche prima, selezione delle competenze in entrata che non ha sicuramente privilegiato appunto l'attenzione alle specifiche competenze di un singolo ministero o di un'amministrazione regionale. Il ruolo della formazione, qui io vi dico la mia esperienza personale, la SNA da tanti anni ormai promuove parecchi corsi di analisi e valutazione delle politiche pubbliche, di analisi sull'analisi d'impatto della regolamentazione, ultimamente facciamo anche qualcosa sul tema dell'analisi costi-benefici, raramente se non mai questi corsi sono nati su una spinta dal basso da parte delle amministrazioni, siamo travolti da richieste di corsi sugli appalti, sulle procedure amministrative, per fortuna anche sulla gestione del bilancio, ma su questi temi siamo noi che proviamo illuministicamente, diciamo così, a proporre dei percorsi formativi che intercettino alcune esigenze che noi riteniamo comunque fondamentali delle amministrazioni. Ultima slide, grazie Daniele. Il PNRR, ma su questo Aline è stata come al solito efficacissima, è una enorme occasione, perché c'è una forte domanda di evidenza empirica, monitoraggio, rendicontazione, c'è una forte enfasi sull'impatto macroeconomico, pensate anche a tutta la parte sostenibilità sulla quale immagino
Enrico Giovannini ci dirà qualcosa da ministro con grandi responsabilità, da questo punto di vista ci dirà qualcosa di più preciso. La dimensione dell'outcome Aline l'ha evidenziata bene, però forse da un punto di vista più operativo, diciamo, è un po' in ombra rispetto alla necessità di raggiungere risultati che innanzitutto sono, chiamiamoli così, risultati più di prodotto. Appunto il linguaggio target e milestones parla di due cose abbastanza diverse, ma ecco, va esattamente in quella direzione, anche se è fondamentale, su questo figuriamoci con Aline, sono stra d'accordo, che questa dimensione poi del vero obiettivo finale di tante iniziative di policy debba emergere e debba essere sempre vista accanto alle policy realizzate. Certo, qui c'è una necessità, qui lo dico in maniera molto esplicita, che è di un forte investimento anche in tempi necessariamente rapidi, che non è semplice, anche perché non è che in giro ci siano migliaia di professionalità pronte a lavorare sul piano della misurazione, della valutazione, però qui la necessità di avere un sistema molto capillare di rilevazione dell'andamento delle singole iniziative del PNRR e inevitabilmente implicherà non solo una forte funzione di coordinamento, e la Ragioneria Generale dello Stato e anche Palazzo Chigi hanno tutti gli strumenti per poterlo far bene, ma è necessario che a livello di singoli ministeri, singole amministrazioni regionali, probabilmente anche singoli comuni, queste strutture vengano rese più solide. È anche un'occasione, io credo, forse per il Parlamento e le assemblee elettive in generale, forse per rafforzare la loro funzione anche di controllo. Qui noi abbiamo avuto questa bella esperienza del Senato della Repubblica, che poi a un certo punto però è terminata sull'onda delle modifiche costituzionali poi bocciate relativamente ai nuovi poteri che avrebbe dovuto ricevere il Senato della Repubblica, e lì ci fu dei corsi in cooperazione con alcune delle migliori università italiane, la creazione di uffici, di pubblicazioni, un bell'investimento che probabilmente avrebbe potuto, diciamo, essere prodromico alla necessità che il Parlamento, a me piace molto, l'avrete capito, il modello transalpino, che il Parlamento riesca a appropriarsi in maniera anche tecnicamente più solida e istituzionalmente più legittimata delle attività di valutazione. Grazie a tutti della pazienza. Grazie Fisio, molto interessante e molto provocante l'analisi che ci hai presentato della pubblica amministrazione. Adesso darei la parola a Massimo Florio dell'Università di Milano, che, come ha già detto Fisio, è uno dei massimi esperti dell'analisi costi-benefici. A te la parola, Massimo. Grazie Daniele, grazie anche per avermi attribuito questa esperienza nell'analisi costi-benefici. In effetti quella che vorrei presentarvi è un po' come mio contributo di riflessione, che cosa dall'analisi costi-benefici svolta a livello europeo potrebbero essere due o tre messaggi utili per la sfida del piano per l'Italia. La mia esperienza è questa. Max, clicca F5 che ti dovrebbe andare a pieno schermo. Vado a pieno schermo anche senza F5, ma con un'altra funzione, che è questa. Riuscite a vedere le mie slides? Potete confermare? Si vedono. Ok. Allora, questa è la mia esperienza a livello europeo, ho coordinato 5 edizioni della guida dell'analisi costi-benefici in un percorso che è iniziato nel 94 ed in 28 pagine, è sfociato nel 2014 in linee guida sulla valutazione dei grandi progetti, sull'analisi costi-benefici dei grandi progetti, e le pagine sono proliferate in 364. Posso annunciare che è in corso di pubblicazione
qualcosa che non sostituirà l'edizione 2014 che indicativamente viene confermata, ma la Commissione direttamente con il supporto di Jaspers, della Banca Europea degli Investimenti, pubblicherà un Economic Appraisal Vademecum che comunque fondamentalmente come principi recepisce quelli precedenti diciamo ne ho un po' seguito come reviewer la preparazione. Ora, qual è il messaggio che viene da questa storia? La prima cosa che viene è che la valutazione, in questo caso parlo soprattutto della valutazione dei progetti, ma per molti versi io credo che la valutazione delle politiche debba pure essere vista come parte di un processo decisionale. Quello che richiamo qui è semplicemente un esempio, è come nei regolamenti della coesione tra il 2014 e il 2020 veniva formalizzata una sequenza in cui, tanto per cominciare, all'inizio bisogna scegliere qual è la procedura di valutazione che si segue. Nel caso di fondi strutturali c'erano due opzioni: in una opzione si passava attraverso il parere di un esperto indipendente formalizzato, a cui segue una notifica alla Commissione, e la Commissione legge l'Independent Quality Review e prende una decisione. Oppure la seconda opzione era quello di inviare il dossier di candidatura direttamente ai servizi della Commissione. Cito questo esempio semplicemente per dire che le procedure sono molto importanti, mentre spesso quando si parla di analisi costi e benefici si salta subito all'aspetto metodologico. Ora, il cuore della metodologia delle linee guida che vi ho fatto vedere prima consiste in qualcosa che non è così comune ovunque nel mondo, e cioè in una relazione stretta tra l'analisi di tipo finanziario, che conduce sostanzialmente a vedere i flussi di cassa in gioco in un progetto, e l'analisi economica, che invece punta a vedere gli effetti di benessere. Le due cose sono distinte ma integrate. Questa procedura si è applicata finora a tutti i grandi progetti che chiedono una sovvenzione da parte della Commissione, con le soglie che vedete nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: grandi progetti maggiori di 75 milioni di euro per le reti di trasporto e di energia, se no 50 milioni come elemento, diciamo, come soglia standard. Ora, alla base di questa metodologia, che è veramente il risultato di un'evoluzione di 20 anni di esperienza, c'è l'idea che dopo una iniziale verifica di completezza e di coerenza dell'analisi, che rimanda indietro il progetto se le linee guida non sono state seguite in maniera convincente, si va poi a guardare gli indicatori di performance con l'idea che sostanzialmente, se un progetto ha flussi di cassa attualizzati positivi, può stare sul mercato, e quindi non si vede perché i contribuenti europei debbano contribuire con una sovvenzione. Ci sono alcune eccezioni a questo, ma insomma questa è l'idea generale. Quindi, mentre il valore attuale netto finanziario deve essere negativo, ci deve essere l'evidenza del valore attuale netto economico positivo. Valore netto economico positivo è, diciamo, un concetto di economia del benessere applicato, non è un concetto di simulazione del mercato, è un concetto che richiede di avere delle idee sull'impatto sociale, e il contributo dell'Unione Europea viene da questo gioco. Detto questo, però, la struttura, una buona struttura di uno studio di analisi costi-benefici non è soltanto questo,
ma è all'interno di uno schema che viene presentato nelle linee guida, in cui l'analisi di contesto è un elemento importante, l'analisi dei fabbisogni sociali, la rilevanza rispetto a questi fabbisogni è il punto di partenza per capire a che cosa serva tutto ciò. Detto questo, quello che voglio raccontarvi ora sono un po' di numeri e alla fine concluderò con quattro messaggi. Allora, questo è un lavoro che abbiamo fatto e pubblicato sul Journal of Benefit Cost Analysis un paio d'anni fa, con due coautori, fra cui Witold Willack della Commissione Europea, dell'Unità Grandi Progetti della Commissione Europea, e Valentina Morretta del mio dipartimento. Abbiamo preso quasi l'universo dei progetti 2007-2013, qui ne vedete la distribuzione settoriale, e siamo andati a guardare in dettaglio le valutazioni ex ante basate sulle metodologie che vi ho detto prima, per andare a studiare la relazione tra impatto finanziario e impatto socio-economico. Quella era la distribuzione settoriale, questa è la distribuzione per paesi. Nel nostro campione c'erano 40 progetti per l'Italia, e vedrete che giocando sulla doppia dimensione, analisi finanziaria e analisi socio-economico, anche per l'Italia si fa una scoperta piuttosto interessante. Questa è la distribuzione dei progetti per settore, stiamo parlando di quasi 800 grandi progetti. Come vedete, quasi metà dei progetti valutati riguardavano il settore dei trasporti, in particolare, anzi più di metà, perché come vedete 22% ferrovie, 27% altri trasporti, ma ci sono anche strade e autostrade. Una quota molto importante sono anche progetti in Information and Communication Technology, ma c'è anche energia, eccetera. Vedremo fra un momento come questa distribuzione per settori, su cui attualmente sono in corso una serie di valutazioni ex post. Io stesso ho diretto per la Commissione Europea la valutazione ex post, per esempio, che è in corso sui progetti riguardanti le infrastrutture di ricerca e il settore della scienza e della tecnologia, ma mi sono occupato prima anche della valutazione ex post nel settore dei trasporti e nel settore dell'ambiente. Cioè, il bello di avere una dimensione ex ante è che poi uno può anche avere una dimensione ex post e andare a guardare che cosa è successo. Ora, questa tabella contiene già un messaggio. Ho scelto semplicemente alcuni grandi paesi: Francia, Italia, Spagna, Polonia, la media dell'Unione Europea a 15, i costi di investimento, il tasso di rendimento finanziario e il tasso di rendimento economico. Allora, come vedete, l'Italia nel periodo che sto dicendo, quindi dobbiamo andare al 2007-2013, ma essendo grandi progetti, questi sono progetti che stanno venendo a maturazione come implementazione adesso, si distingue dagli altri paesi per il fatto che il gap, intanto per cominciare per dimensioni mediane, anzi, perché la distribuzione è abbastanza skewed, insomma sono un po' dispersi, quindi è meglio usare la mediana. Nel caso italiano il costo di investimento mediano è molto maggiore che non la media, il tasso di rendimento finanziario è molto minore che la media, e il tasso di rendimento economico, il tasso di rendimento economico è pure molto maggiore della media. Il risultato è questo, che nel caso italiano il cuneo, diciamo così, tra valutazione finanziaria e valutazione economica, come vedete, è di quasi 21 punti. Allora, questo che cosa
vuol dire? Allora, ci sono due possibili interpretazioni. L'impatto sociale in Italia è maggiore che nella media degli altri paesi, oppure abbiamo un mix di progetti particolari, oppure la valutazione ex ante è particolarmente ottimista, cioè è affetta da ciò che in gergo si chiama optimism bias. Questo non è per paesi, ma è per settori. Fare l'analisi in questo modo permette di vedere quali sono i settori a più alto impatto sociale, soprattutto a più alto wedge tra diciamo, la valutazione che darebbe il mercato e la valutazione dell'impatto socio-economico. Allora, vedete che alcuni settori sono sopra la mediana per economic rate of return, sono settori come ricerca e sviluppo e innovazione, infrastrutture di energia, ICT, marginalmente anche strade e autostrade. Direi fermiamoci qui per non entrare troppo in dettagli. Intendo dire che se si guarda alle informazioni sui progetti da questa doppia prospettiva, che è proprio un po' il cuore della metodologia accettata dalla Commissione europea e promossa in tutti questi anni, si fanno delle scoperte abbastanza interessanti dal punto di vista settoriale e dal punto di vista dei paesi. Vediamo cosa sta succedendo adesso, anzi cosa è successo in anni più recenti, e l'impatto lo vedremo. Questo è un aggiornamento all'1 marzo 2021 di che cosa sta succedendo con la programmazione in corso. Ci sono 520 grandi progetti programmati, quelli sottomessi valgono circa 101 miliardi, e il tasso di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea è circa il 50%. Alcuni progetti sono stati ritirati, 18, alcuni progetti sono stati interrotti. Questo vuol dire che ci sono 166 grandi progetti ancora da sottomettere o notificare rispetto a quelli programmati. E già si sa, è una stima ufficiosa, che probabilmente 104 grandi progetti verranno riprogrammati. Ora, come sta l'Italia da questo punto di vista? Qui ho selezionato informazioni su alcuni paesi. La buona notizia apparentemente è che sui 43 grandi progetti italiani, quelli non risottomessi sembrerebbero, almeno a quello che risulta alla Commissione europea, ce ne sono 11 non risottomessi. Il listogramma mostra appunto la percentuale dei progetti che, pur essendo entrati nella programmazione, non sono riusciti ad arrivare all'analisi costi-benefici e a tutta la procedura di valutazione ex ante. E qui l'Italia sta meglio di Polonia, di Romania, di Grecia, di Spagna, ma anche meglio di Francia. Questa direi che è una buona notizia. Ora, un altro modo per guardare a che cosa sta succedendo è invece di invece di guardare un po' i settori tradizionali e di guardare alle tematiche. Allora, se si guarda le tematiche tra il 2014 e il 2020, c'è una, in sostanza succede questo, succede che per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto e di energia continuano ad essere quasi metà della torta, però un po' meno di quanto erano prima, mentre cresce molto Information and Communication Technologies, cioè l'ICT, cresce la Low Carbon Economy, l'ambiente, eccetera. Questo insomma già ci dice che già prima di tutto ciò che verrà messo in moto dai recovery plan dei vari paesi, in realtà c'è già una tendenza in questa direzione. Vengo alle conclusioni. Allora, le conclusioni sono queste. In alcuni contesti si pensa che si possa fare analisi costi-benefici, diciamo così, come un esercizio autoreferenziale. Ora, se l'analisi costi-benefici diventa un esercizio autoreferenziale,
quindi è al di fuori di un processo decisionale ben definito, bene, è un esercizio accademico, come tutti gli esercizi accademici, può essere buono o meno buono. Se è buono, ha uno standard accademico adeguato, magari verrà presentata al convegno annuale della Society for Benefit Cost Analysis che si tiene a Washington. L'ultima edizione online ha avuto quasi 800 partecipanti, magari sarà pubblicato sul Journal of Benefit Cost Analysis o su un'altra buona rivista. Se non è buono, diventerà un documento che sta da qualche parte, ma insomma che non interessa molto. Quindi il messaggio è che occorre prima di tutto stabilire le regole del processo decisionale all'interno delle quali si inserisce la valutazione effettuata con l'analisi costi-benefici sociale, l'analisi costi-benefici dell'impatto socio-economico. Altrimenti non ha senso, cioè chiedere il parere ad un esperto, ad una commissione, ad hoc, insomma l'abbiamo visto fare anche dal Ministero delle Infrastrutture in un caso che è andato a finire sul prime time dei telegiornali, non va bene, non ha molto senso, a meno che, ripeto, non sia un esercizio accademico, ma allora che c'entra con la pubblica amministrazione? Correlativamente, un processo decisionale in cui non ci sia una metodologia solida e condivisa dalla comunità scientifica e dagli esperti, si riduce a delle scelte di convenienza politico-amministrativa. Dopodiché uno può anche infiorettare il tutto con indicatori, ma alla fine è convenienza politico-amministrativa, cioè è un meccanismo decisionale tradizionale. Quindi, questo è il mio terzo messaggio, l'integrazione dei due aspetti, processo e metodologia, è quindi fondamentale. Cioè, se non c'è questa integrazione, si rischia di fare esercizi accademici e di fare scelte di convenienza politico-amministrativa. Se invece si integrano le due cose, c'è qualche chance in più di fare ciò che ci aspettiamo che la valutazione faccia. Concludo dicendo che una delle cose che Next Generation EU richiederà è di spostare un po' la frontiera dal punto di vista metodologico della stessa analisi costi-benefici. Io negli ultimi anni mi sono occupato soprattutto di analisi costi-benefici delle grandi infrastrutture di ricerca, cioè degli oggetti che servono per spostare la frontiera della scienza e della tecnologia. Questo io credo che sarà una parte importante di ciò che accadrà, ma anche per ICT e in generale per l'economia digitale e per la transizione ecologica e per alcuni altri temi innovativi, trasversali, compresi quelli che riguardano l'impatto sull'uguaglianza sociale o sulla capacità dei progetti e delle politiche di ridurre le diseguaglianze. Su queste cose occorre anche spostare in avanti dal punto di vista metodologico ciò che già sappiamo fare, quindi esiste anche una sfida, diciamo, di tipo tecnico, di tipo professionale per chi fa questo lavoro, perché alcuni degli oggetti con cui avremo a che fare sono un po' meno convenzionali che l'alta velocità ferroviaria, i ponti, eccetera, su cui la tradizione dell'analisi costi-benefici ha più di un secolo. Bene, ho concluso. Grazie. Grazie Massimo per l'intervento molto puntuale. Adesso do la parola a Maurizio Franzini, che presenterà quella che è, diciamo, il contributo che INPS, attraverso il programma Visit INPS, ha fornito fino ad oggi e potrà fornire diciamo negli anni futuri proprio a sostegno della valutazione delle politiche. Vado a prendere la presentazione. A te la parola, Maurizio. Allora, grazie Daniele, grazie a tutti gli intervenuti. Mi sembra che abbiamo appreso moltissime cose finora, anche se pensavamo già di sapere tutto. Io quello che farò adesso sarà di darvi inizialmente una presentazione dell'attività che svolge Visit INPS,
delle attività di ricerca in particolare, che può essere rilevante per le attività, diciamo, genericamente di valutazione, e in particolare nella parte finale qualche considerazione sulla possibile utilizzabilità delle, diciamo, del programma VisiTeams nel suo insieme per fare valutazione rispetto al PNRR, alle politiche previste nel, nei piani di, nel recovery plan. Allora, se vai, Daniele, io non vedo. Slide 2. Ok, io vado al buio perché non la vedo, però mi... dunque, la prima cosa che volevo dire è appunto che il programma, eccolo, che il programma VisiTeams è stato istituito, è nato nel 2015, e l'obiettivo che ci si è dati con questo programma era quello di promuovere l'uso degli archivi amministrativi in possesso dell'INPS da parte di ricercatori di università e di altri enti, con l'obiettivo direi prioritario di favorire analisi e valutazione anche delle politiche, ovviamente soprattutto nelle aree di interesse strategico dell'istituto, che sono aree anche molto ampie e coprono, diciamo, tutto l'ambito lavoro, welfare e molto altro. Questo programma si può interpretare come un tentativo di colmare il ritardo che l'Italia aveva accumulato nei confronti di molti altri paesi, non soltanto nella valutazione in generale, di cui abbiamo sentito in particolare prima dai Fisioespa, ma anche rispetto all'utilizzo dei dati amministrativi, delle banche dati amministrativi, a scopi di valutazione e più in generale a scopi di ricerca. In altri paesi, qui vedete un piccolo elenco di esempi, non mi chiedete cosa vogliono dire tutte quelle sigle perché non me lo ricordo, però insomma ci sono una serie di iniziative in Germania, in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, per restare in Europa, che hanno realizzato questo tipo di attività già da parecchio tempo. Tanto per impressionarvi, qui c'è un elenco delle banche dati che l'INPS mette a disposizione del programma, che non dobbiamo leggere, ma insomma è un elenco abbastanza corposo ed è in crescita, perché vengono anche negli ultimi tempi aggiunte ulteriori banche dati che permettono quindi di accedere a una massa enorme di informazioni. Gli archivi dell'INPS, volendo sintetizzare, hanno alcuni vantaggi: permettono di seminare l'intera popolazione di riferimento, di effettuare disaggregazioni a livelli settoriali, a livelli territoriali, permettono altresì di, quindi anche per queste caratteristiche appena detto, di esaminare l'eterogeneità dei comportamenti e dei fenomeni, e con riferimento ai singoli individui, se volete, diciamo, lavoratori e non soltanto, permettono di coprire l'intero ciclo di vita, quindi anche di fare analisi diciamo su serie storiche e longitudinali. Questi archivi sono, con tutte, diciamo, le cautele del caso, abbinabili con survey, con i dati provenienti da survey esterne, quindi permettono di creare dei registri che contengano informazioni di tipo amministrativo, informazioni di tipo statistico. Tutto ciò rende più facile descrivere e monitorare i vari fenomeni, valutare, dirò meglio, l'impatto delle politiche, e appunto, nello spirito che è stato già ampiamente sottolineato negli interventi precedenti, di focalizzare meglio le politiche con interventi anche ex ante, allo scopo di raggiungere risultati economico-sociali più migliori. Il programma si caratterizza per alcuni aspetti: vedete, garantisce un accesso sicuro ai dati, tutti i dati vengono anonimizzati, i ricercatori accedono con proprie credenziali personali, qui c'è il problema appunto della tutela dei dati personali. Si generano così dei dati, dei dataset di microdati, possono essere, come ho già detto, abbinati anche eventualmente a fonti esterne, sempre con tutte le cautele del caso. E dal punto di vista dell'hardware abbiamo una trentina di postazioni di lavoro dedicati, 4 server, un software adeguato a gestire
database di enormi, di grandissime dimensioni. L'attività è intensa, che il programma gestisce numerose richieste di import-export dati su base settimanale, circa una trentina, e le interazioni tra il personale della direzione dell'INPS e i cercatori sono numerosissime, quindi come dire c'è anche questa forma di interazione molto forte che contribuisce alla creazione di una cultura più condivisa. Come opera il programma? Attraverso dei bandi aperti a tutti i ricercatori, alcuni di questi bandi prevedono delle borse di studio e finora, diciamo, nei 6 anni di attività circa sono pervenute richieste di svolgere ricerche con i dati degli nostri archivi da parte di tante università top, italiane, europee, anche statunitensi. E abbiamo qualche vincolo, diciamo, di capacità in termini di storage e di power, è un problema con il quale, diciamo così, ci stiamo confrontando per cercare di ampliare la possibilità di svolgere ricerche con questi dati. Sono stati espletati 6 bandi, uno riservato a Gender Economics in collaborazione con il finanziamento del MEF. Come vedete le domande presentate sono state 398, di cui 363 provenienti da italiani, 35 da stranieri che avevano anche dei collaboratori. Di queste 398 domande, 166 sono state assegnate, sono tradotti in progetti di ricerca e il numero di ricercatori e di collaboratori dei ricercatori, perché sono previsti anche dei collaboratori per i ricercatori che hanno fatto accesso ai dati, sono 268, di cui 248 italiani e 20 stranieri, quindi direi un numero sicuramente consistente. A rendere possibile tutto questo hanno concorso diverse sponsorizzazioni e donazioni, quindi vedete l'importo complessivo che è stato messo a disposizione del programma dai gli sponsor e dai finanziatori che sono elencati qui in basso in questa slide. Come dicevo prima, con il MEF, in particolare con la Ragioneria Generale dello Stato, sono in corso di realizzazione, sono state realizzate comunque ancora attiva un accordo per lo svolgimento di ricerche su tematiche di gender economics. La governance di questo programma è affidata a un responsabile scientifico e a un comitato scientifico che è composto attualmente da 11 membri che vedete elencati lì, non li leggo tutti, sicuramente conoscete molti di loro. Ed è, ci teniamo anche a sottolineare che con il nuovo regolamento sarà possibile inserire nel comitato scientifico anche esperti internazionali fino a un numero massimo di 6, da cui ci aspettiamo un contributo notevole a individuare le aree su cui fare ricerca e a migliorare la capacità di sfruttamento e di utilizzazione dei dati che abbiamo. Naturalmente senza Daniele è saltato la parte della direzione che lo riguarda, credo per modestia, ma stavo dicendo che il programma è coordinato dalla direzione centrale dell'Italia, appunto, con Daniele Ghecchi e tanti altri nostri amici e collaboratori preziosissimi, e senza di loro il programma ovviamente non avrebbe molte chance di funzionare. Come output di ricerca, diciamo così, abbiamo pubblicato finora 38 Workings Papers e in corso di pubblicazione ne abbiamo altri 2. L'attività diciamo, di confronto e di discussione è molto intensa, abbiamo in media normalmente 2 seminari al mese in cui vengono presentati gli stati di avanzamento delle ricerche svolte dai vari ricercatori. In totale finora abbiamo avuto 111 di questi seminari e poi c'è anche una conferenza annuale di un certo rilievo e prestigio in cui vengono presentate alcune delle ricerche a cui invitiamo a dibattere, a discutere keynote di elevato livello accademico, di elevato prestigio. Qui per spaventarvi ancora c'è un elenco delle ricerche di rilievo per la protezione delle policy che sono state fatte nell'ambito del programma Visit IMPS. Quello che diciamo, vorrei dire è che
sono state esaminate una grande quantità di policies in vari ambiti, ovviamente prevalentemente quelli che ricadono nelle aree strategiche di interesse dell'istituto. Ci tengo anche a dire, lo riprenderò dopo, che alcune di queste valutazioni sono andate a guardare degli effetti, diciamo così, trascurati o indiretti delle policies, che invece possono essere molto rilevanti. Non so, per farvi un esempio, che effetto ha la riduzione dei fari in costo sulla richiesta di mutui? No? È un caso in cui si analizza un effetto che normalmente o molto probabilmente non viene considerato nel momento di assunzione delle decisioni, ma che può contribuire ad arricchire quell'analisi, diciamo, costi e benefici economico-sociale di cui parlava prima Massimo Florio. Dirò dopo, anche perché questo è utile farlo in una logica di miglioramento della capacità di valutazione ex ante delle politiche. Quindi sono state esaminate molte di queste policies, e questa, diciamo, può costituire un serbatoio di memoria degli effetti delle politiche. Non mi ricordo chi parlava proprio di memoria delle politiche, che può essere utile anche in questa fase, da cui certamente si possono attingere indicazioni utili e preziose per, diciamo così, cercare di sbagliare di meno, per cercare di disegnare le varie politiche nel modo più appropriato e raggiungere elevati obiettivi di interesse sociale. Vorrei sottolineare che con Visit IMPS sono state esaminate per la prima volta e con dati appropriati alcune politiche che erano prive di valutazioni di questo genere. Molto è stato fatto sulla cassa integrazione guadagni, soprattutto in questa fase, rilevante soprattutto in questa fase pandemica. Molto è stato fatto sulle pensioni di reversibilità, sui sussidi di disoccupazione e sulle politiche per la famiglia, tutti temi che credo abbiano una perdurante rilevanza, e molte di queste analisi ricadono in ambiti interessati dal PNRR. Ne abbiamo altre che sono in partenza anche altre indagini che riguardano gli effetti della pandemia, e che con i prossimi bandi che avremo tra poco sicuramente si arricchirà questo elenco. Per concludere, per darvi ancora un'idea di come Visit IMPS si può collegare alla questione di cui oggi dibattiamo, volevo presentare una breve overview delle ricerche appena completate e che finiranno nel prossimo rapporto annuale dell'IMPS, che è in fase di stesura. Allora, abbiamo una ricerca, per esempio, di Bavaro sul fenomeno dei working poor, ben documentato, con povertà relativa, povertà assoluta, le tendenze, gli andamenti e anche una serie di indicazioni utili per cercare di contenere il fenomeno. Abbiamo Brisca, Rodriguez, Mora e Tealdi, che producono dati di grande interesse su quanta disuguaglianza c'è all'interno delle imprese, all'interno di sofferenza, parlo di disuguaglianza salariale soprattutto, all'interno delle imprese, tra imprese dello stesso settore e tra settori diversi. Si possono acquisire molte utili indicazioni su come anche disegnare politiche con ricadute sulla disuguaglianza avendo presenti questi fenomeni. Abbiamo poi Martuscelli, che ci dice quale è stata l'influenza della finanziarizzazione dell'import competition dalla Cina sulla disuguaglianza salariale, trovando effetti eterogenei soprattutto per quanto riguarda la finanziarizzazione, cioè imprese grandi e piccole diversamente interessate, effetti, diciamo, su tutta la struttura salariale invece dell'import competition. Abbiamo dati sulla speranza di vita a 50 anni in funzione del decile di reddito a cui si appartiene, e quindi quanto si camperà e come si camperà andando in pensione sulla base di quanto reddito si è avuto nella vita attiva, e ci sono dati impressionanti, soprattutto per quello che riguarda gli uomini. In questo caso le differenze in base al decile di appartenenza sembrano essere molto rilevanti e significative. Su quanto riguarda poi la parte degli assetti istituzionali, sono una serie di studi che analizzano gli effetti di quelli che chiamano genericamente assetti istituzionali su una serie di esiti economici. Per esempio, la contrattazione collettiva con la sua fissazione dei minimi salariali c'entra qualcosa con il modo in cui reagiscono
le imprese all'innalzamento eventuale di questi minimi salariali e che effetto ha in particolare il grado di produttività delle imprese nel permettere di assorbire meglio o peggio una variazione dei minimi salariali. E poi a Cabi e Alati che ci dicono: guardate che la composizione dei contratti di lavoro all'interno di un'impresa tra contratti a tempo determinato e indeterminato ha un'influenza anche sull'adattamento dell'impresa agli shock esterni attraverso quella che loro chiamano leva finanziaria, comunque attraverso i flussi, anche attraverso i flussi di liquidità che naturalmente sono diversamente flessibili a seconda della composizione per contratto della forza lavoro. E poi abbiamo Sovagnà e Schivardi che vanno ad esaminare quanto la carenza di competenze manageriali a livello locale può incidere sulla produttività dell'impresa, quindi situazioni nelle quali scompaiono per vari motivi manager in un'area nella quale non se ne producono molti, che effetti ha sulla produttività di questa impresa, quindi una valutazione del contributo delle competenze manageriali e della necessità di prestare più o meno attenzione ad essi. E poi ancora Lanzara e Minerva analizzano sostanzialmente come misure di agevolazione dei flussi turistici possono impattare sui mercati immobiliari locali e generare anche condizioni, diciamo così, di dispersione dei redditi maggiore tra i percettori di rendite dei proprietari e i percettori di affitti e coloro che pagano, quindi l'impatto. E infine riguarda l'efficacia di alcune politiche, quelle che noi abbiamo in questi lavori appena conclusi, sono gli effetti per esempio degli sgravi contributivi del 2017 sull'occupazione giovanile, sono effetti di un certo rilievo. Oppure abbiamo uno studio sull'effetto che ha l'agevolazione per vari motivi del traffico trasfrontaliero tra l'Italia nordica, dell'area del nord e la Svizzera dopo il 98 e le conseguenze per le imprese italiane che si trovano a perdere capitale umano per, attraverso questi traffici giornalieri e a dover in qualche caso ridurre e ridimensionare se stesse. De Vincenzi e De Blasio ci dimostrano quanto i requisiti di accesso alla NASPI complichino la possibilità di copertura dei disoccupati, un tema come sappiamo molto caldo in questi giorni, in questi tempi. E infine Paradisi si occupa, affronta la seguente questione: prolungare l'età di pensionamento, che effetto ha non sull'occupazione dei giovani, ma sulle loro carriere, cioè quindi in che modo le carriere dei lavoratori giovani possono essere influenzate dall'età di uscita per pensionamento dei lavoratori più anziani. Ecco, non so che effetto vi fa, però mi sembra che tutte queste cose sono cose di grande utilità, di grande interesse, che possono essere piegate anche a una migliore conoscenza di tutto quello che è necessario per disegnare nel modo migliore le politiche. Quindi l'idea da cui è partito Visit IMPS e che ci sembra estremamente utile e attuale è che il patrimonio informativo delle banche dati di cui dispone l'IMPS, messe a contatto con le ipotesi di ricerca di studiosi con le capacità adeguate, possono consentire di raggiungere risultati di grande successo, non soltanto per conoscere meglio il contesto sul quale ricadranno le politiche, ma anche per valutare meglio i loro effetti, quelli delle politiche che si sono fatte, in alcuni casi quelli delle politiche che si possono fare. In particolare, come vi dicevo, a me sembra un prezioso il contributo che ne può derivare anche nella stima degli effetti indiretti e un po' meno ovvi di alcune politiche che spesso sono molto rilevanti, che normalmente non vengono catturati e tenuti in conto al momento in cui le politiche vengono disegnate. E appunto Sunstein, che già citava Efisio come una figura a cui guardiamo con grande ammirazione sia io che lui, nel suo lavoro sull'importanza dell'analisi costi-benefici, dice: nella mia esperienza con Obama una cosa importantissima è stata quella di fare dei
delle salve ex ante sulle politiche che andavamo ad adottare, ma non tanto per sapere se venivano approvate o non approvate, quanto per sapere se ci eravamo accorti o no di alcuni effetti che queste politiche potevano generare, quella che si chiama la funzione di notice and comment. Ecco, io ho l'impressione che una parte almeno delle indagini che può fare, si possono fare con Visit Teams, possano essere utili anche da questo punto di vista. Riguardo poi alle cose che venivano dette, insomma, Aline Penisi diceva dobbiamo porci anche obiettivi di valutazione economica e sociale, non soltanto di milestone, di target, eccetera. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Efisio ha detto molte cose che consentono di acquisire, come dire, di poter sostenere che lo sfruttamento delle informazioni di cui IMSS dispone possono migliorare enormemente la valutazione e il disegno, ma certo resta il problema che fare soltanto attività di ricerca può servire, come diceva benissimo Massimo Florio, a fare una bella relazione ad un convegno, a pubblicare degli eccellenti working papers e tanto altro, ma certamente sarebbe molto più importante informare di una cultura di valutazione tutto il processo decisionale, superando un po' quella tendenza a considerare la valutazione come un vincolo alla libertà di decidere quello che più ci piace. E qui mi viene in mente un famoso economista che provocatoriamente alla domanda se lui avesse letto i lavori dei candidati che bisognava valutare in una commissione, rispondeva: non li leggo per non farmi influenzare. E quindi potremmo dire la stessa cosa, diciamo che la valutazione qualche volta si trascura per non farsi troppo influenzare da qualcosa che potrebbe limitare la libertà di decisione. Finito, vi ringrazio molto e speriamo di poter anche integrare la nostra esperienza di Visit IMSS con altre esperienze di valutazione, e qui mi ricollego a quello che diceva anche Paolo Paruolo prima. Va bene, grazie Maurizio. Io a questo punto ho raccolto delle domande che sono comparse in chat dai partecipanti e quindi ne girerei una per ogni relatore o relatrice, dando un paio di minuti di risposta per poi dare la parola al presidente Tridico per la chiusura. Ad Aline chiedo una domanda di Alessia Tripodo: vorrei sapere se oltre al monitoraggio relativo all'attuazione dei progetti è prevista all'interno del PNRR un monitoraggio di controllo contro le possibili infiltrazioni di criminalità organizzata. E connesso a questo, Maurizio Bartoli chiede: gli interesserebbe sapere se è possibile e che cosa è previsto nel PNR in tema di contrasto all'evasione fiscale. Quindi Aline, diciamo, gli aspetti di illegalità connessi. Sì, dunque sì, certamente, ovviamente sono previsti, diciamo, molteplici strumenti per affrontare il problema della legalità. Non soltanto abbiamo tutta la nostra normativa nazionale che verrà applicata, però come diciamo illustrato nel programma stesso, c'è tutta una sezione che racconta l'auditing e il controllo che verrà fatto nel piano. Ci sono peraltro requisiti stringenti da parte dell'Unione Europea su questo e quindi si uniscono a quelli della nostra normativa diciamo nazionale, e viene fatto, diciamo, questo a vari diciamo livelli. E ci sono, diciamo, è da sempre una preoccupazione ampia per la Commissione Europea quella di assicurarsi che gli stati membri che ricevono soldi siano in grado di svolgere queste funzioni di controllo, perché in questo caso stiamo parlando appunto dei soldi del contributore europeo, e quindi c'è anche un meccanismo, come dire, di controllo tra stati, no? Quindi è sicuramente una funzione, diciamo, importante. L'Italia su questo una esperienza, diciamo, di lunga data della tracciabilità di queste cose all'interno del mondo dei fondi strutturali, e quindi diciamo verrà diciamo seguita diciamo la strada che è già tracciata, diciamo, nei documenti. Sull'evasione fiscale, tema, diciamo, molto diverso questo. In realtà l'Italia all'interno
recovery, del suo recovery plan, ha preso degli impegni con l'Europa che passano attraverso diciamo una serie di target, proprio che ci sono, di milestone e di target che ci sono sull'evasione fiscale. Questo è nella sezione delle riforme, ovvero non si tratta tanto di investimenti sui quali verranno messi i soldi del recovery, ma si tratta di impegni nell'ambito del capitolo delle riforme che l'Italia, diciamo, ha preso. E lo ha preso, diciamo, sia in termini diciamo finanziari che di come dire numerosità in qualche modo delle sollecitazioni e dei controlli che vengono fatti oggi per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale. Una, per dirvene una, è quello della promessa, entro adesso non mi ricordo più che data, ma una data piuttosto, diciamo, ravvicinata, di avere la precompilata per esempio anche per le partite IVA. Questo fa parte di un piano, diciamo, generale di capacità diciamo di aggredire la questione diciamo dell'evasione fiscale, su cui abbiamo appunto degli impresi, degli impegni precisi. Grazie. È un mondo lontano, diciamo, da quello della valutazione, probabilmente, anche se di nuovo sul mondo dell'evasione fiscale, probabilmente nel mondo sempre Nudge, Sunstein, sto pensando, diciamo, alle citazioni che sono state condivise oggi, e ci sono delle riflessioni da fare anche su dei processi amministrativi che possono essere più o meno, diciamo, efficaci su questo fronte. Va bene, grazie Aline. A Paolo, un anonymous scrive: mi piace molto pensare, come detto dal Presidente della Repubblica, che si possa imparare dagli errori. Si potrà quindi prevedere la possibilità di rimediare l'emorragia di fuga dei cervelli, costruendo politiche occupazionali che possano far fruttare l'investimento in capitale umano? A te la parola, Paolo. Grazie, io mi auguro che la risposta sia affermativa, come tutti. E dal mio piccolo punto di vista dico che noi cerchiamo qua di costruire i presupposti per impiegare persone che si impegnino a valutare le politiche e che cerchino di aiutare la politica a prendere le scelte giuste. Anche questa. Ok, grazie Paolo. Efisio, Francesco Zappulla dice: ringrazio per l'opportunità. Nella mia esperienza lavorativa in INPS mi accorgo che si fa fatica a mettere a sistema i feedback dei gruppi che lavorano nel nucleo operativo. Facilmente si etichettano come lamentele che invece richiederebbero approfondimenti e una grande capacità di ascolto da parte della dirigenza. L'ottica collaborativa è l'unica strada possibile per una valutazione ottimale delle politiche governative. Nessuna scelta dovrebbe essere calata dall'alto. A te, Efisio. Ma, insomma, ho qualche, come dire, difficoltà, non conoscendo a sufficienza l'organizzazione interna. Diciamo che in generale la capacità di ascolto è un, come dire, è un tratto che personalmente ho sempre ritenuto essenziale, non solo, diciamo, per quello che riguarda la valutazione delle politiche pubbliche, perché l'amministrazione o anche il valutatore non è onnisciente, e quindi è molto importante anche, come dire, farsi aiutare da esperti esterni, da stakeholders, anche da pareri, appunto. Del resto, un aspetto importante dalla valutazione è anche questo della partecipazione, insomma, in maniera tale che non sia un'analisi svolta così a prescindere da un contesto. E però la capacità di ascolto ovviamente è anche un pezzo essenziale dell'attività di gestione di un'amministrazione. Personalmente credo di aver passato, quando ho avuto responsabilità dirigenziali un pochino più, diciamo, ampie di quelle che svolgo attualmente, e probabilmente passavo l'85-90% del mio tempo ad ascoltare il punto di vista delle persone che collaboravano con me. Quindi, detto in maniera, è una risposta ovviamente molto generica, che non può ovviamente toccare la realtà specifica dell'amministrazione INPS. Ok, grazie Efisio. Massimo, Adele ti chiede: su grandi progetti per valutare la performance relativa dell'Italia rispetto agli altri paesi, sarebbe utile sapere quanti progetti sottomessi provengono da passati cicli di programmazione.
Sì, questo è un ottimo punto perché siccome, come forse è stato anche accennato, l'Italia si caratterizza per una buona capacità di presentare i progetti e per una cattiva capacità di realizzarli. Quindi quello che succede è che i progetti vengono messi in programmazione, poi non vengono realizzati e successivamente vengono riprogrammati, per cui c'è un backlog che continua a trascinarsi. Questo pone l'Italia diciamo sotto questo specifico profilo a uno degli ultimi posti in Europa. Cioè sembrerebbe che noi abbiamo sviluppato una infrastruttura che consente in qualche modo i progetti di inserirli nella programmazione, i grandi progetti di inserirli nella programmazione con delle regole, poi però non siamo in grado in realtà di attuarli. Questo poi lo si vede molto bene nelle valutazioni ex post. Ho accennato che abbiamo coordinato per la Commissione europea, per DG Regio in particolare, varie valutazioni ex post e queste difficoltà italiane di mantenere le promesse lì si vedono inesorabilmente tutte, perché la valutazione ex post tipicamente si fa da 5 a 10 anni dalla chiusura delle operazioni e lì ahimè non si scappa se il progetto A non è stato realizzato, oppure le previsioni della domanda di traffico o di domanda di servizio pubblico erano state sbagliate, lì impietosamente si vede. Quindi, ottima domanda, grazie. Grazie Massimo. Prima di dare la parola al Presidente Tridico per le conclusioni, il Ministro Giovannini si scusa per il protrarsi del Consiglio dei Ministri e ha mandato un suo collega Davide Ciferri del Ministero di Infrastruttura e Mobilità Sostenibile a portare i suoi saluti. Do quindi la parola al dottor Ciferri. Grazie, grazie per l'invito, appunto porto i saluti del Ministro Giovannini che è impegnato proprio in questi istanti in un Consiglio dei Ministri. Si scusa, sarebbe stato veramente felice di far parte di questa discussione di questa mattina, interessantissima, proprio perché al Ministero stiamo affrontando, così come un po' tutto il governo italiano, il tema del PNRR in un'ottica nuova. Lo ricordava in apertura, io ho seguito la vostra discussione estremamente interessante da questa mattina, la ricordava la dottoressa Pennisi, come il PNRR rappresenta una forte discontinuità che non è solo una discontinuità in termini di risorse finanziarie che verranno messe a disposizione, ma una discontinuità di metodo importante per quanto riguarda la programmazione pubblica. Una discontinuità che si registra in particolare su questa dimensione di condizionalità del programma di spesa, una condizionalità che appunto, come è stato ricordato, ha una connessione forte con tutta una produzione di valore che non è solo una produzione di valore connessa a indicatori o a dimensioni di output ma anche di outcome, e quindi la necessità di investire su temi di valutazione è fondamentale perché produce una discontinuità nel metodo con cui il settore pubblico si approccia al tema della programmazione. In questa prospettiva è una discontinuità che porta un'evoluzione anche dal nostro punto di vista alle metodologie e agli aspetti che sono importanti in ambito valutativo. Sono stati ricordati sempre questa mattina numerosi esercizi, numerosi attività che sono connesse per esempio alla valutazione delle policy pubbliche. È evidente che nel quadro del PNRR, ma in generale nel quadro strategico che il Paese e l'Unione sta intraprendendo in ambito di promozione di un sistema economico più resiliente da un punto di vista sociale, ambientale ed economico, la multidimensionalità anche nell'analisi di valutazione è un tema che va tenuto in considerazione. La letteratura, le evidenze empiriche si sono spesso concentrate nell'analisi, diciamo, monodimensionale dell'efficacia di intervento di policy.
l'efficacia, per esempio, rispetto, non so, all'addizionalità sugli investimenti, sulla creazione di occupazione o altri elementi essenziali appunto nell'obiettivo e nel disegno dello strumento implementato. Ecco che il PNRR invece dovrebbe un po' spingerci a aprirci a un'analisi più multidimensionale, più multifattoriale. Questo da un punto di vista metodologico cosa implica? Implica che probabilmente dovremmo andare verso la contaminazione di più approcci diciamo microfondati, approcci più di natura macroeconomica che hanno nella tendenze di previsionali di medio-lungo periodo le loro caratteristiche fondamentali, proprio per rendere questo esercizio più coerente. Noi al Ministero ci stiamo un po' cominciando a interrogare su come almeno affrontare la parte degli investimenti di nostra competenza in questa maniera più sistemica e strutturata, investendo anche un po' in un'attività di riflessione interna, ma anche un'attività in termini di risorse umane e metodologiche che ci possano permettere di analizzare nel corso soprattutto dell'implementazione del piano tutti questi aspetti. Perché fondamentalmente la multidimensionalità del PNRR nei suoi ambiti di impatto si connette anche a una multidimensionalità di effetti che produce dal punto di vista del policy maker una serie di trade-off che vanno analizzati per rendere diciamo, la funzione obiettivo, la funzione di selezione più calibrata. Ci sono ovviamente dei trade-off connessi alle relazioni tra breve e medio lungo periodo, ma anche trade-off connessi tra dimensioni diverse ed eterogenee, la dimensione ambientale, la dimensione climatica, quella sociale. Ed è evidente che la possibilità di accedere a dei registri informativi anche di natura amministrativa puntuali come dell'INPS sono fondamentali per produrre degli esercizi che siano completi da un punto di vista valutativo. Ecco, per esempio, una delle attività che stiamo facendo in questa fase è quella di analizzare come si potenzialmente nella fase ex ante che tipo di impatto a livello occupazionale lo stimolo prodotto da una serie di investimenti promossi all'interno di questo ministero potrà avere appunto in funzione della dinamica della domanda e offerta di lavoro. Evidentemente conoscere non solo l'aspetto puntuale, no? della stima che si può produrre, quindi quanti occupati, quanta occupazione creata o mantenuta si potrà sostenere nell'arco del piano, nel prossimo futuro, ma anche capire più nel dettaglio che tipo di occupazione, che tipo di interazione questo avrà, per esempio, con riferimento all'offerta di lavoro è altrettanto importante, quindi capire se effettivamente ci sono delle forze di lavoro attivabili, che tipo di forze di lavoro sono, che tipo di rappresentazione di genere, di età, di capitale umano. E questo è fondamentale poi per disegnare diciamo, delle politiche oppure per apportare dei correttivi e calibrare gli interventi in funzione più efficace rispetto ai target e alle strategie che il policy maker si dà. Questo è un po' il percorso che stiamo facendo, di nuovo porto i saluti del Ministro e faccio complimenti per la discussione veramente ricca di questa mattina. Grazie. La ringrazio tantissimo, ringrazio per il suo tramite anche Enrico e a questo punto darei la parola al Presidente, Professor Tridico. Grazie e buongiorno a tutti. Ovviamente le mie non sono conclusioni, le conclusioni dovevano essere del Ministro, ma abbiamo avuto una eccellente rappresentazione di sintesi. Le mie sono conclusioni di saluto e di ringraziamento soprattutto, ringrazio i colleghi che sono intervenuti, la dottoressa Pennisi, il dottor Paruolo, il professor Espa, il professor Fuorio e ovviamente Franz Daniele e Maurizio che ringrazio per l'organizzazione di questo seminario. Un seminario che dà conto innanzitutto del lavoro che fa l'Istituto attraverso la Direzione Studi e Ricerche che dirige il professor Checchi e che insieme al professor Franzini che invece coordina il programma VisiTeams dà prova ogni giorno di una valutazione ex ante, oltre che ex post, delle politiche che vengono possibilmente implementate poi nel Paese. E il tema è veramente interessante, il tema è ed è stato egregiamente affrontato, soprattutto alla luce, alla vigilia dell'implementazione del grande
progetto, probabilmente il più grosso progetto di politica pubblica implementata negli ultimi decenni, sicuramente nel secondo dopoguerra nel Paese, ovvero il PNRR. Questo implica non solo serietà, che ovviamente c'è, ma implica anche la scelta degli obiettivi, quindi una valutazione ex ante e una valutazione ex post che faremo con altrettanta serietà, anzi che il Paese dovrà fare con altrettanta serietà, imparando anche dal passato. Mi piaceva sentire in diverse occasioni, sia nel caso del professor Espa che nelle parole ultime accennate, riportate dal consigliere del ministro riguardo alla contaminazione, alla possibilità di valutare in modo interdisciplinare su più fronti. Questo mi fa pensare innanzitutto ad un aspetto critico, tuttavia, che ritrovavo nelle parole di un nostro grande economista scomparso, Federico Caffè, quando nel valutare le politiche ex ante ebbe a dire che non esistono politiche sbagliate per definizione, così come non esistono nemmeno politiche giuste. Perché le stesse politiche sbagliate probabilmente sono giuste per qualcuno o per qualcosa, e le politiche sbagliate ovviamente potrebbero favorire gruppi, interessi, corporazioni. Federico Caffè viveva in un periodo, appunto, negli anni '80, probabilmente dove si faceva poca valutazione di politiche pubbliche. Probabilmente anche oggi continuiamo a risentire di questo retaggio. Molto spesso probabilmente alcune iniziative pubbliche, almeno ex ante, nella valutazione non tengono dovuto conto degli impatti e non sono appunto sbagliate secondo le nostre definizioni accademiche, possono essere giuste perché servono a soddisfare obiettivi o interessi corporativi a volte. Oppure servono appunto obiettivi non condivisibili, diciamo così. Quindi c'è una funzione obiettivo che il decisore politico deve almeno trasparentemente dire. Così quando ogni scelta può essere, così come ogni scelta può essere democraticamente legittima, se c'è trasparenza, se c'è ovviamente l'esternazione di quale sia l'obiettivo ex ante, poi ex post si fa la valutazione su quegli stessi obiettivi che il decisore in quel momento aveva espresso. Quindi c'è un momento ex ante in cui probabilmente le scelte dei politici o dei policy maker non sono totalmente e chiaramente esposti. Perché appunto risentono, nel migliore dei casi, di preferenze sociali, nel peggiore dei casi di obiettivi particolari o di interessi particolari. E questo molto spesso, di questo purtroppo appunto, questo porta spesso a decisioni che hanno un impatto poi valutate accademicamente dopo, un impatto negativo sulla generalità degli obiettivi che il legislatore invece dovrebbe tenere presente. Nello specifico invece nella valutazione, molto spesso, e lo vediamo anche noi come IMSS, Daniele e anche Maurizio lo sperimentano molto spesso questo problema, più nello specifico, dicevo, ci sono problemi invece che riguardano l'analisi e che hanno impatti sui profili di privacy, sulle difficoltà a volte che il legittimo interesse o la legittima tutela della privacy può, soprattutto nelle simulazioni micro, o meglio nelle simulazioni, nelle analisi micro e quindi nella necessità di dover utilizzare dati individuali, ecco, questo molto spesso crea delle difficoltà nella sfera di quello che il garante considera legittimo interesse privato. E a questo proposito probabilmente si tiene scarsamente in conto a livello micro dell'importanza
invece che dovrebbe rivestire l'interesse collettivo davanti al legittimo interesse privato della tutela della privacy. Quando questi due interessi, cioè l'interesse collettivo a orientare meglio la spesa pubblica, ad esempio, si scontra con l'interesse legittimo del privato a tutelare la sua privacy, ecco, probabilmente dovrebbe prevalere l'interesse collettivo, il primo, perché ha un obiettivo più generale, ha un obiettivo che riveste una probabilmente una cogenza superiore. Su questo tema ci eserciteremo la prossima settimana in un convegno promosso proprio dalla nostra direzione di studi e ricerche. Parleremo più a fondo di privacy, perché penso che anche questo abbia una rilevanza sulla valutazione stessa che facciamo. Non voglio aggiungere altro, anche perché appunto improvviserei conclusioni che non sarebbero adeguate agli interventi che abbiamo visto di estrema professionalità di oggi. Vi ringrazio invece veramente del vostro lavoro, vi ringrazio di questi interventi che hanno aperto anche oggi una finestra importante alla luce di un impegno, di un appuntamento come il PNRR. Grazie Daniele per l'organizzazione. Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto tutti i partecipanti che ci hanno seguito in questi lavori, ringrazio i relatori e ringrazio anche il personale tecnico che ha reso possibile questo evento. Ricordo a tutti che diciamo il seguito, la seconda puntata di questa iniziativa è venerdì prossimo, sempre alle 10:30, dove abbiamo invitato invece i possessori dei dati, cioè nell'amministrazione pubblica ci sono i dati, spesso non vengono condivisi e quindi abbiamo preso in rassegna le varie amministrazioni, chiedendo a un dirigente o un funzionario responsabile di venirci a raccontare in pubblico che cosa possono o intendono fare, diciamo, a fronte della sfida che voi oggi avete illustrato, per favorire la valutazione con i dati stessi. Per non trascurare, come ha detto prima il Presidente, avremo anche il garante della privacy, uno dei garanti della privacy, che interverrà a diciamo, dirci quali sono i limiti invalicabili in questi esercizi. Buona giornata a tutti e buon pranzo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Saluti a tutti, grazie. Daniele, grazie a voi, Daniele.